Io Non c'è scritto se sono Maya, non so se Inca o sono Kong. Maya. No, Non sono c'è Maya, niente. sono Maya. Ho Sono Maya. controllato io prima perché sono un professionista. Però Vabbè, non allora. so, adesso dovrò vedere se funziona l'audio. Adesso dovrò vedere su Twitch. Beh, non capisco perché mi dà l'audio basso. Ora, andiamo su Twitch. Ma c'è già qualcuno connesso? No. Quindi siamo. Vediamo se Gioco Nauta è online. Sfoglia. Adesso cerchiamo un attimino. Siamo. Ok, tu continua a parlare di cose intelligenti. Intelligenti. Intelligenti soprattutto. Ok, vediamo se intanto facciamo un ritorno audio, ma non vedo niente effettivamente. Boh. Cioè, nel senso che non vedi neanche l'immagine? Non vedo neanche l'immagine. E su cui? Salve. Ok, la scritta mia funziona, però non vedo il video. Tu riesci a vederlo? Non lo so, adesso provo anch'io. Ci vedete? Ci sentite? Fate un colpo, vi prego. Funziona? Ci si è. Allora, live ci è. No, allora, ascolta, io lo vedo, però non lo vedo sul cellulare. Forse la mia linea è un po' lenta, però vedere se la tua è un po' Sto provando lenta. Bene, anch'io e sì che sono in errore di rete, proprio tardi. No, beh, andiamo proprio andiamo bene. alla grande, proprio fantastico. Il bello della diretta. Bene, aspetta che mi dice che non Cioè, sono neanche dentro. veramente, che vergogna. Ok. Ce la facciamo. Quanto è difficile, Luca, non dire a voce alta la mia passo quando la digito? Cioè, magari non dirla. No, infatti, ma sto facendo una fatica. Dai, devo aspettare il codice. Ok, benissimo. Tanto che aspettiamo il tuo codice, cerchiamo di capire se siamo online o no. Ok, io vedo qualcosa. La mia passo quando la digito. Adesso No, siamo non so. live. No, infatti, ma sto facendo una fatica. Ti senti il ritorno? Ok, comunque siamo live in qualche modo. Dai, no. Uffa. Ok, non c'è collegato nessuno perché Bene, dobbiamo fare una così posso solitaria ISA. intanto accedere. Ah, che cavolo. Aspettiamo un po'. Aspettiamo comunque un 5 minuti, magari Sì. 10, poi la faremo comunque la live che comunque andrà su YouTube dove ci sarà possibilità di vederlo in differita. Attendiamo speranzosi di avere almeno un visitatore. Mela, ci Ci sono. sei? Sì, Sì, ci sì, sì. sono. Risponde anche il tuo cellulare per te. Vabbè. Sì, ci sono. Ah, il loop infinito Che di sensazione Twitch. bellissima. È una Tra sensazione orribile. l'altro, tutto ciò, ti sei ricordato di mettere il registro al video? Sì. Ah, Quello c'è ok. sempre come impostazione adesso. Spero che ci sia sempre come impostazione. Così mi hanno detto Twitch, quindi Se lo dice Twitch. speriamo che rimanga negli annali o nel database di qualche server. Sì, soprattutto questa, Sì, che è un server vero. che si può chiamare annali, quindi, come dire, spero che rimanga negli annali. Anni, 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 anni. Vabbè, che dire? Ma c'è qualcuno? Perché sennò io parlo a No, te, sì, tu parli a me. esatto, io parlo a te, io parlo a me. Pa-pam. Vabbè, di che cosa vogliamo parlare? Aspettiamo altri 2 minuti prima di iniziare. Comunque diamo subito un paio Guarda, di notizie tristi. Non si vedono perché c'è l'altra telecamera. C'è non quello lì. importa, goditele tu, te le metti davanti quella lì Oh, è piccolina, arrivato Grimoire. Ciao Grimoire, ti buonasera. scegli la Sei tua il divinità. nostro personalissimo primissimo ospite. Diamo subito una notizia triste, però. Qual Quella che il B-Comics, dove eravamo ufficialmente invitati è? come. Capirai, le hanno spostate tutte le fiere, Esatto, annullate, hanno spostate spostato tutte, anche il è spostata la B-Comics, Play, è spostata il che B-Comics. era a fine mese, quindi Qui a Padova, tra l'altro, vabbè, che forse aveva una portata un po' più ridotta, ovviamente, della Play, giusto un po'. Ok, io sono Maledice, lui è Canopus.
Questo è il mio nome, questo è il mio nome. È non scritto so, anche non, qui. ma non credo che si veda. Vabbè, e comunque, intanto che il buon Grimoire si unisce e si mette comodo, ti chiamo prima di tutto se ci senti bene, ci vedi bene, ci sarebbe molto utile sapere se sta funzionando tutto. Dopodiché cominciamo. Soprattutto sono interessato a sapere. Il baro ti chiama. Soprattutto sono interessato a sapere se mi vedi grasso o magro. Se mi vedi grasso c'è qualche problema. No, no, lì non si può fare. Secondo me non si può fare niente, parliamone. Ok, in attesa che il buon Grimoire ci dica, ci dice, ci dica, ci dice, ci dica. Maledice. Oddio, siamo malissimo. Voglio andare a casa, ma sono già a casa. Sei già a casa, sei costretto a subirmi per tutta la sera. Ciao Innocente, ciao ciao. Sì, siamo in due stasera, perché sarà una serata un po' più intima, perché... Mi si è appena gelato il sangue la parola intimo. Semplicemente non saremo sempre tutti in auti, andremo un po' a rotazione. Ogni tanto ci saranno quattro, ogni tanto tre, ogni tanto due, forse ogni tanto uno solo, e forse anche zero. Potremmo accendere semplicemente Twitch. Esatto, c'è il Twitch che guarda il vuoto, esatto, e po' vedere che succede. Ok, beh, intanto visto che siete voi due, si sente bene, mi dicono, bene o male. Grazie Grimoire, è molto preziosa. Grazie, questa. Grazie. Allora, oggi, come sempre, noi siamo in fase sperimentale perché Twitch ha appena aperto le porte per noi, è un'esperienza nuova. Non le dirette, perché dirette ne abbiamo fatte... Il quarto video. Sì, ma sono sempre video diversi. Ah. Ok, c'è quello dove sarebbe... Oggi abbiamo provato la versione di lui conosce il gioco e io non conosco il gioco. Quindi sarà un video interessante. Quindi sarà un video che per forza di cosa, almeno io, qualcuno deve capire il gioco, quindi potrebbe essere molto utile. Ed è un gioco molto, molto particolare. Che sarà un American o un German? Questo, boh, secondo me, è questo è veramente si avvicina a tre. Non ha dadi. Non ha dadi. Peschi carte, però 3 su 5, quindi... Forse è quasi più German che l'America. È quasi più German, però in realtà scopriamo che è molto interessante. Questo si chiama Meso. Meso. Riferimento a, non la Mesopotamia, ma... Penso a qualche età di mezzo. L'età di mezzo. Mi viene da dire, non ho la più pari idea, perché il manuale riporta di ambientazione. Leggici l'ambientazione, dai. Due righe. È il tempo del sangue, del rituale, della guerra. Gli dei camminano tra le tribù. Ogni... Angering, non ho più pari idea di che cosa sia, penso qualcosa che c'entri con cacciatore, ogni caccia sarà per la devozione, che daremo loro. Okay. Sarà una caccia, sì. Molti potrebbero riuscirci, ma qua, vabbè, il mio inglese è pessimo, ma più che altro è scritto un po' alla cavolo. Vabbè, non c'è scritto che cosa significhi meso, però c'è scritto che è ispirato alla mitologia Maya, bravo. Esatto, è diverso. È un innovativo gioco di controllo area da 2 a 4 giocatori, e questo sarà da vedere, e perché sono due, sì, ma io ho qualche dubbio. Vediamo, vediamo. È ispirato alla mitologia Maya. Maya, e Maya che sappiamo legati anche molto. In cosa credeva l'ape Maya? Guardate che bella scatola, bella presenza, ma vi faccio subito vedere la cosa più sexy. Sei tu. Sapevo, infatti non mi aspettavo mica. Ok, vediamo. Cosa subito. Vuoi riprendere le mie...
torniamo subito, cioè non vedete niente? Sì, adesso ci vedete. Non ci si sente più. Adesso non ci si sente. Niente, torniamo su qui. Forse così ci sentite? Ci sentite? Io sto facendo partire il mio. Forse così ci sentite? Sì, direi di sì. Ecco, è tornato l'audio. Quindi non so perché switchando tra le cose ci si rompe l'audio. Ok, benissimo. Anche qualcos'altro. Tutto a meraviglia. Non so per quale motivo, ragazzi. Adesso cercherò di lavorare dal punto di vista tecnico. Scusa, se vado su... Bene, non so per quale motivo, perché probabilmente non possiamo giocare con la seconda webcam. Questo potrebbe creare il primo problema della storia dello streaming. È quella? No, è questa qua. Vabbè, usiamola solo per... Non so più, è una cosa tristissima, ragazzi. Non so come fare, veramente. Allora, fai il giro di inquadrare, la vedremo sul riquadrino piccolino, poi ingrandire il quadro. Proviamo a fare così. No, cioè il problema è che se io switcho sulla telecamera, non so per quale motivo, se vado su questa, disattiva l'app. Allora, provo ad aggiungere un altro audio, un secondo di pazienza, ragazzi, portate pazienza, ma è una cosa inaspettata. Aggiungi sorgente. Ok, adesso dovreste sentire anche con le miniature. Vediamo se anche col Nauti. Dovresti sentire le miniature? Adesso dovrebbe funzionare tutte e due. Non so per quale motivo prima lo disattivava. Usa questa visuale quanto bestia. Però adesso dovresti sentirmi con questa visuale. Mi sentite? Sì, dovrebbero sentirsi. Si sente, perfetto. Allora, stavamo dicendo che il mio sciamano fa il dito medio. Esatto, il suo sciamano fa doppio dito medio. Dicevamo, sono delle miniature un po' bruttine quelle dei personaggi, anche se hanno un ground, hanno comunque dei dettagli un po' interessanti, sono in altre posizioni diverse, però sostanzialmente sono dei soldatini. Notare, base tonda, base quadrato. I base tonde sono... sciamani, base quadrata, guerrieri. Ok, chiaro? Tondo prega, quadrato spacca. Sì, mi sembra giusto. Vuoi che mostriamo anche gli eroi prima delle divinità? Ciao Doc, benvenuto. Allora, perché io ho un eroe rosso? La spieghiamo sta cosa. Molto semplice. Dato che stranamente la Colossal aveva le braccine corte, se si gioca in due si devono usare due campioni, scusate, non due eroi, a testa, ma solo utilizzando alcuni colori. E i colori in questione erano il verde e l'azzurro, che sono praticamente uguali tra loro. Cioè, esatto. Voi non avreste mai visto la differenza, quindi io ho dovuto usare il giallo con una basetta rossa in più. Esatto, perché questa è una basetta comunque bordata, chiamiamo così, sono gli eroi, i nostri eroi. I campioni, se invece, sono chiamati i regolamenti. Altra storia per miniatura, vi faccio vedere una vicino, molto più bella, quella delle divinità. Io tra l'altro ho preso anche tutte le espansioni, quindi potete vederle veramente tutte quelle che ci sono. Sono molto più belle, più pompose, più massicce e con dettagli più interessanti. Pesano tra l'altro, Pesano, certo, potrebbe essere usata come arma contundente, devo dire. Sì, entro fine partita potremmo anche scoprirlo, dipende come va. Ti prego, le miniature vanno usate in altra maniera. Guardate Roccia. In realtà, per chi è esperto di mitologia Maya, queste cose... Carino il tacchino, questo che... Vero, okay, è una delle mie preferite. Ok, sarà molto interessante perché sia io che te dobbiamo scegliere quale sarà il nostro nome tutelare. Quindi, mio buon innocente, mio buon Grimare, il mio buon Doc, dovete dirmi quale divinità devo prendere, come al solito. Pensavo che scegliessi semplicemente esteticamente. Ok. Sembra Mortal Kombat, choose your destiny. Devo già sceglierlo adesso? Insomma, visto che ci allora siamo. Aspetta, subito passiamo nell'altra di nuovo all'immagine. Spostiamo di nuovo senza far vomitare nessuno. Prendi Acqua Luna, Doc. Qual è Acqua Luna? Scusa, sarà questa che c'ha dell'acqua
e ha una testa a forma di luna. È orribile, è una delle cose più brutte che ho. Penso che l'abbia usata lui l'ultima volta che ci avevamo giocato. Ah, ok, ma cioè, non, francamente non me ne infischio, sì, cioè, okay. Mi piace più questa che fa vomitare il teschio. Quella mi sa che l'ho usata io, era bella tosta quella. Ma io, cioè, io sento la banalità nel sangue, ma vorrei usare la lumaca. Quella sì, quella l'avevo usata a Riva. E mi sembra che si fosse rotto molto bene. Mi il sa biscione che gigante, dice Grimoire, questo qui? Il drago. Cioè, il drago. Eh beh, proprio, classico. Cioè, ma i Maya avevano i draghi? Penso sia tipo serpente piumato, quelle cose lì. E quindi per risparmiare avevano solo il modello drago. Sì, ho capito. Quello lì, infatti, penso che lo trovi anche dentro Rising Sun. Sono quasi sicuro che è il drago di Dragon Ball. Il drago Sherron. Esatto. Ok, prendiamo il biscione gigante. Non credo che ci siano altri biscioni, correggimi se sbaglio. A meno che non intenda questa come biscione. C'è anche la scimmia sullo scudo. Questa che sembra più una naga, se vogliamo. C'era anche il lumacone, certo che c'è il lumacone. Dove c'è il lumacone? Questo qua, che tiene anche le mani davanti. Cioè, a me piace un sacco le cose, però prendiamo quel squatty. Questa colt. Allora è sicuramente questo. Non credo si chiami in quel modo nel gioco. Però so noi vogliamo quel squat. Infatti qui si chiama Kukus Klan. Kukulkan. Ok. Sembra veramente Kukus Klan. Ma forse è esattamente quel squat. Può essere, non saprei se aveva due nomi o il cognome. Le sue carte. Vabbè, comunque, biscione abbiamo deciso, se no facciamo note per scegliere. Sì, queste sono, te le devi prendere. Ah, me le devo prendere io, quindi queste sono mie personalissime. Sono due personali. Meravigliose. E io pensavo di prendere la scimmia. Scimmie. Ok, questo è una scimmia sopra il doblone che cerca Paperone dei Paperoni. Sì, penso anch'io. Beh, vedo che hanno votato tutti per la scimmia, bene fatta. Non c'è nessuno, ha detto. Non importa. Ok, scimmia a me. Incassa il tuo biscione sul tuo disco grosso. Ok, questo è il nostro biscione, ragazzi. Mettiamo. Io non ho la più pallida, cioè ho più o meno idea di come parla il gioco, perché io sono andato puramente a caso, non la sto preparando. Vado a prezzare le carte del biscione. E sì, quello è il dorso. Benissimo, ma è la più bella. Ah, ma io non posso sapere qual è. No, dopo le mescoli. Allora intanto... biscione qua, e vado a mescolare le altre carte. Incastra il tuo biscione nel disco col foro, che è detta così poi tra l'altro. Ah, giusto, vado a fare una cosa molto importante, che è quella di mettere il cerchio sotto la miniatura, in modo da distinguerla, come se fosse difficile. Cioè, due divinità, magari in più giocatori ha più senso. Il mio che si chiama Xaman Ek. Xaman, sì. Xaman, la tua scimmia. La direzione chiama... persa. Mio Dio, ho la scimmia. E tu invece devi... No, quello è l'effetto... Sai che ogni dio ha il suo... Ah, ogni dio ha il suo effetto. Il cielo senza fine è il tuo. Allora, The Endless Sky è la sua... Diciamo... Io ho The Lost Direction, che sembra più la nome di una boy band. Persa la direzione... Ah, per quello sì. Il Lost Direction è vero che è una boy band. Però effettivamente indica una direzione. Molto interessante, oltre, vabbè, l'iconografia Maya, è che dietro c'è scritto... Sì, qual è il tuo effetto? Adesso dovrei sapere l'inglese, tipo deploy warrior equal to current age, tipo... Tu quindi puoi spammare, buonanotte, spawnare, esiste spawnare? Spawnare, non credo che... unità dalla tua riserva sulle regioni, che okay. Vengono influenzate dalla tua vita. Scusa, sono delle regioni, fai vedere le regioni, questa è la questa è una regione. Gioco. Esatto. Ah, tra l'altro stiamo utilizzando la plancia, quella di colore leggibile, perché il retro era così. Il retro, andiamo a farlo vedere, è il retro. Per quanto era fosse fighissimo. Color, giusto per far impazzire. Se tu hai un amico daltonico, non vuoi più giocare con lui, giochi su questo lato. Però a me piace una vita, perché adesso mi avvicino un po', scusate, cercate di non stare male, ma ci sono dei disegni Maya che sono molto molto belli. Torniamo indietro intanto, piano, che sennò vi faccio star male. State tutti bene? Ok, oh, ecco il nostro bel drago. Seguono Gioconauta, non possono stare bene. No. Spero che non abbiano sentito questo. No, perché anch'io sto seguendo Gioconauta. Sì, qui non puoi stare bene. Il mio invece farà, anche il mio fa il dispiegamento unità, deploy unit, e scelte uguale all'era corrente, in una regione dove il tuo dio ha la presenza. Ma scusami, è uguale al tuo. No, è diverso. Ah,
fai lo spawn dei guerrieri. Esatto. Io faccio lo spawn di quello che mi pare. Forse è un po' troppo simile alla tua. Vuoi che cambi? No, vabbè, chi se ne... Dai, cambia. No, sì, cambiamo. Perché veramente sono molto simile. Ma mi pare che la tua avesse un effetto più figo, però. Sì, però tu le metti dove ti pare, io dove il mio dio ha la presenza. Ah, ok, beh, cambia un pochino. Sì, okay. Cambia. Quindi che divinità mi scegli, il mio buon Canopus? Una che abbia un sottotitolo che sono in grado di leggere, pensavo. Bene. Bene. Allora, intanto che tu cerchi la divinità, tipo questo gioco non è ancora in commercio. O meglio, questo è un Kickstarter. E la versione retail, cioè quella del questa qui, per il grande pubblico, uscirà in un futuro lontano lontano. No, in realtà uscirà nel guarda, prendo il tacchino. Nei prossimi giorni, non saprei dire quando. Non sarà tradotto in italiano per ora, non si sa niente. Poi il futuro cambia continuamente, giusto? Soprattutto quando tu dici non sarà tradotto in italiano. Sì, perché è quasi un dono, perché ogni volta che lo dico viene tradotto in italiano il gioco, quindi magari porto bene. Ok, facciamo vedere il tacchino gigante. Scusate ragazzi, switcho subito. Allora, questo ha una Englefing, non so cosa sia. Se qualcuno sa, The Englefing Boo. Ok, è tipo un piccione di fuoco. È un tacchino. Tacchino di fuoco. E esilio unità, quindi le mando dal tabellone nella tua riserva. Quindi fai l'esatto contrario di quello che fai tu. Ok. Allora, senza che vi ammazziamo con regolamenti, robe, così andiamo subito a giochiamo giocare. Giochiamo a caso. Esatto, giochiamo assolutamente a caso, passo per passo, miei cari compagni di avventura. Allora, questo è il tabellone di gioco, abbiamo detto, no? Sì, abbiamo la partita turni. Fai vedere quella cosa fichissima, mi avvicino un po'. Questa. Non mi state male. I contaturni, perché esatto. Due o tre turni, qui in realtà sono le ere, e partiamo dalla prima era. Esatto, quella cosa che gira molto Maya, molto l'orologio il calendario Maya delle ere. Molto... Ah, guarda che si blocca il 2020, è un po'. È giusto, è molto. Com'è quel gioco? Quello del calendario Maya? Tolkien. Tolkien, sì. Tolkien. C'è un gioco che si chiama Tolkien, che era anche lì il calendario Maya. Un gioco orribile. Sì, no. È orribile, un gioco non è di quelli che vogliamo dimenticare. Ah, ecco, ora questo spiega tutto. Poi abbiamo le regioni. Scusate, un po' di vomito, ok. Ogni regione avrà un suo effetto speciale che entra in gioco se riesce a vincere perché saranno regioni contese ovviamente, se riesce a vincere la battaglia nella regione, per esempio questo qui ti dice guadagna punti vittoria uguale alla tua forza in questo conflitto. Due regioni, ma solo perché giochiamo in due giocatori, iniziano con un settore di piramide. Ok. E poi, visto che è il primo round, scopriamo la prima... scusate, questa regione qui è come non ci fosse, perché ci sono in modo casuale una regione viene esclusa in ogni partita. Giriamo la prima testa per la prima era, questi qui sono effetti speciali che si avranno se sacrifichiamo unità, e ci dice guadagna un punto vittoria e recupera un'unità, significa che Daxibalba, l'inferno dei Maya, potrò recuperare le unità e rimetterle nella mia riserva. Quindi letteralmente sacrifichiamo uomini, eroi, sacerdoti, scusate, guerrieri, magari metto l'altro, mentre unità non campioni, mi raccomando. Esatto, unità campioni che, come dire, appena detto, l'ultima fonte. Hai avuto giusto il tempo di dire non sfasciamo la telecamera. Comunque ragazzi, cioè, non so se avete riconosciuto la location, qui c'è un botto di on the board in questa... Sì, cavolo, vero? Mm-mm. Ok. Mi fa quasi tristezza tornare in questo... Aspetta, ci vivo. Ok, quindi sta a te di turno. Bene, allora... Prima cosa che si fa... Chi vince? Chi fa più punti? Sì. Ok. E bene. Fino a qui ci siamo. Fino a qui ci siamo. E prima cosa che facciamo, facciamo crescere la nostra tribù. Sceglierai, dato che la prima era, una delle tre abilità della prima era. Ok. Che sono uguali per tutti. Queste sono le abilità che posso scegliere, sono uguali per tutti, non è asimmetrico. Non è asimmetrico. Ma che cosa ti dice? Cosa abbiamo? Abbiamo resuscitare un numero di guerrieri equivalente al numero di era. Che è questo. Quindi resuscitare Daxibalba fino alla a una regione. Costruire glifi pari al numero di era in cui ci troviamo. Oppure potenziare il tuo campione dandogli forza come non ci fosse un domani in base al numero di era in cui ci troviamo. Ok, vabbè. E qui dobbiamo decidere cosa fare. Quindi solo queste tre possiamo scegliere, sì, giusto? Questa era qui, sì. Sceglierò di essere un costruttore, siamo una società di costruttori. Guardate anche che bello, questo è il mio simbolo, perché ho scelto la lucertola come simbolo. Graficamente è molto bella, ragazzi.
Questo è il simbolo che appunto tiene avanti i punti delle piramidi. Scusami, non ho detto una cosa del setup. Oh, oddio, cosa non ho detto? Intanto io mi scelgo il build. Giustamente. Anche qua il token, anche questa a forma di lucertola. Non male, eh? Io invece sono il rospo. Quindi se la gente mi lecca avrà allucinazioni. Il rospo, vediamo un po' com'è la grafica del rospo. Questo è il rospo allucinogeno del buon Canopus. Scusate, sì, le ombre pessime. Mi stavo dimenticando, dobbiamo mettere un guerriero, uno sciamano in Exibalba. Dicevo, vabbè. Scusa. Un guerriero e uno sciamano. Ah, quindi due già morti che sono i nostri antenati che ci comunicano. Praticamente. Io invece farò il... Ok. Sarò quello grosso, okay, grosso in modo assurdo. Pomperò i miei campioni. Tu pomperai i tuoi campioni. Sì. Tu sarai il costruttore. Strano, di solito siamo al contrario. Esatto, cioè abbiamo preso due strade diverse. Tu costruttore di mondi e io costruttore di mondi. Di solito è il contrario, di solito sono io quello che costruisce e tu quello che vai a rompere le scatole con le bastonate. Si cambia. Ok, adesso fase tribù. Allora, in questa fase intanto si applicano gli effetti delle proprietà che abbiamo appena scelto. Ok, quindi... In particolare tu... Parto io quindi? Sì, potrai costruire in questo caso un glifo. Prendo, vado subito sulla mia... tavolo. Cioè tac. Parti tu perché sei l'unico che ha una proprietà abilitabile in questa fase. Ah, ok, perché sennò chi partirebbe? Io perché sono più avanti sulla linea dei punti. Ok, quindi io posso fare costruire un glifo in una regione a tua scelta. E a mia scelta. I glifi sono questi. Cosa fanno i glifi? I glifi sono intanto ti danno una forza più uno nella regione contesa e poi puoi distruggerli per a eseguire azioni in più. Ok, non posso metterla in regione coi teschi. No. Quindi la metterò nella regione del Bacon. Non è possibile. Tra l'altro voglio far notare che la regione del Bacon ti dà 6 aspetta punti. Aspetta che mi avvicino un po'. Vai. Se vinci una battaglia in questa regione fai 6 punti vittoria più 4 punti vittoria se hai almeno uno sciamano e un guerriero in questo conflitto. Ok, bene, bene. Intanto Doc ci dice... ma noi la chiameremo Cano Sapiens, non vedo l'ora la sedia. Ah, non vedo la sedia per la chat, sai che l'altra volta e abbiamo fatto anche l'ultimo unboxing di Hero Fat. Ah, giusto, qua dentro, è vero, c'è stato un unboxing. Sì, è vero. Lo vedete direttamente. È museo Gioconauta questo praticamente. Sì. Piazziamo, inizio piazzando io i miei guerrieri. Mm-hmm. E io andrò a piazzare i miei perché guerrieri. Tu hai scelto appunto di fare il bellicoso. No, perché sono quello più avanti. Ah, perché sei più avanti. È curioso, curiosità di questo gioco è che tu estrai a caso chi è il primo giocatore e li metti in posizione crescente sulla scala del punteggio. Uh-huh. Qui non si parte mai a 0 punti vittoria, io parto con 2 e tu con 1. Ok, quindi stai già vincendo tu. Quando tu prenderai un punto vittoria e andrai sopra il mio, andrai su quello dopo. Ah, fai la cavallina. Ok, bene. Io ne metto uno a Ocob. Quindi sostanzialmente non potrà mai esserci... Pareggio. Pareggio. E quando fai il conteggio finale dei punti? Cavallina. Quindi l'ultimo che conta i punti può essere fondamentale. Sì, infatti i punti si iniziano a contare sempre da chi è più avanti. Ah, molto interessante come meccanica. Molto, molto interessante. Cioè mi dà questo... Che? Questo senso di novità, no? Ricordiamo che il gioco si presentava come senso di novità. Sì. Loro non vedono la faccia che stai facendo perché... Sì... Vai. Ok, anche io vado a piazzare campione. Il mio campione. In una regione dove non ci sia il mio. Ok, torniamo sulla telecamera numero 2. Eccolo qui, il mio campione. Sceglierò quello con la lancia pesante. Ti ho dato io i campioni, ti ho dato tutti quelli che hanno lance storte. Non okay, so se hai notato. Ok, ti ringrazio. Andrò a metterla in questa regione qua. A Cicenizza. Non può essere nel tuo campione. Perché c'è già una piramide, mi piace l'idea, insomma. Ti piace già così, dici. Esatto, okay. E soprattutto non so neanche in che regione è. Vai. Giustamente, soprattutto. io andrò invece. Beh, io sono bellicoso, molto bellicoso. Molto, molto bellicoso. Quindi vado qui, Luca. Ricordiamo che ho un gettone rosso perché non è previsto di giocare in due con la combinazione giallo e verde. Esatto. Bisogna usare giallo, verde e blu che erano la stessa cosa per voi che ci guardate da casa. Quindi avevo deciso di evitare. Vai, Luca, metti il tuo secondo campione. Il mio secondo campione lo metterò nella regione del Bacon. No, l'ho già messa tu. L'ho già messo io. Maledetto, perché sapevi. E allora lo metterò nell'unica regione. No, nei due. Hai anche questa. Questa è questa. Allora, in questa regione in fondo del Fanto... Come si chiama? Palanche. Che in dialetto veneto vuol dire? No, è in Liguria, se non ricordo male, palanche sono i soldi. Sono i soldi. Che in Veneto sarebbe Ischei. Ischei, ok.
Ok, ora facciamo dei gruppi. Ciao Max. Fino a 3 unità ogni gruppo da mettere sulle regioni restanti. Cosa? Ah, ok, quindi devo mettere 3 unità a mia scelta. Piaciuto. Cosa? Ok, 3 unità così gratuitamente, sì, in qualsiasi regione. Sì, in realtà le regioni sono rimaste dove possiamo piazzare le regioni in cui non c'è già il nostro campione, sono 3. Quindi fai 3 gruppetti. Quindi diciamo 3 gruppetti, cioè sono tipo posso scegliere come dividerli, adesso passiamo alla telecamera 2. Rebecca dice miniature ovunque, pensavo che tu fossi un German, cominciano a dubitare della tua essenza. Cioè non ci sono i dadi, cosa ti frega delle miniature se non ci sono i dadi, scusa eh. Allora base tonda, allora base, ma parto da me, sì, base okay. Tonda è sciamano, base quadrata è guerriero. Ok, io li devo dividere da 3 e 3 anche tu. Già io mi tra l'altro sto consultando il mio riassunto del turno perché non c'è in questo dannato gioco un player hide. Oh, oh, così. Che è una cosa indicibile. Nel 2020 è veramente indicibile. È indicibile. Tu li hai messi lì, nella regione dove c'è il mio eroe. Sì. Questa è palesemente un'aggressione al mio eroe. Sì. Ok, quindi cosa succede, ragazzi? Scusate, non mi vomitate, non siete su rado. Io vengo direttamente con un sacco di guerrieri, 3 guerrieri. Qui, visto che tu hai messo 3 sacerdoti, no, non puoi, c'è il tuo eroe. C'è il mio eroe, allora ti vado a uccidere il tuo eroe. Ecco, lì invece puoi. No, si vede qua, lo metto qui. Beh, uno si è steso. Sì, e lui c'è il suo eroe qui. Ok. Chiaro? Claro che sì. Tocca a te, dove vai a mettere l'eroe? Cerco di inquadrare meglio la plancia, cosa dite ragazzi? Un po' meglio. Andrò a Chichen Itza. Chichen Itza. Bene, ci piace Chichen Itza. Sono andato a Chichen Itza come? Sì, ok, sono andato a Chichen Itza, giusto. Ok, di conseguenza io metterò i miei 3 sacerdoti a Okob. Oh, e infine io metterò i miei... metterò 3 guerrieri a Uxmal. E questo è il setup? Cioè, abbiamo finito. No, questo è l'inizio del... lo faremo ogni round, sta cosa. Questo gioco è complicato, mi verrebbe da dire, come direbbero un sacco di giocatori alle prime armi. Sai che dicono sempre, il gioco è tipo Risico. Penso che sia il genere di giocatore che ti dice che questo gioco è complicato giocando a Forza 4. Sì, esatto, esatto. Anche tu qui devi metterne 3. Quando si chiede uno sforzo maggiore del semplice respirare, la gente va in crisi. Allora, 1, 2, 3. Questa sarà una regione speciale perché non ha né un campione mio né un campione tuo. È una zona rossa, tra l'altro. Sì, è una zona rossa perché ha un pezzo di piramide rossa ed è una regione benedetta. Perché non c'è l'eroe. Cosa vuol dire che la regione è benedetta? Fa vedere la benedizione. E invece di avere il solito effetto che abbiamo messo casualmente, chi vincerà il conflitto in questa regione prenderà 8 punti vittoria. Oh. E seguirà delle regole tutte sue. Ok, quindi è una regione un po' tutta è autonoma. Tutta da scoprire, è una regione a statuto autonomo. sì, era proprio quello. Assolutamente sì. E abbiamo così la Valle d'Aosta. Bene. Bene. O il Trentino, Alto Adige, che tu dovessi conoscere bene. Non sapevo che fosse che saltasse fuori. Sì, è autonomo. Sì, 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 che è autonomo. Che cavolo. Cioè. Anche la Sicilia e la Sardegna. Sì, e la, ciao, e la quinta. Chianto Ferman Ciampel. Chi? Salute. Cos'è il ramen? Cos'è? Il ramen. Who is the ramen? Ramen? Sì. La minestra. Cioè, io sto pensando a Naruto in questo momento. La minestra orientale di pasta. Il frame. Ah, cos'è il frame? Scusa. Ah, cos'è il frame? La cornice del video. Ah, guarda, cioè, abbiamo grossi problemi di video perché salta l'audio. Non sappiamo bene perché. Quindi va un po' così. Buonasera Folkendelmarkt, no, Folk, allora, te la leggo, aspetta, passiamo subito così, eccolo qui, Folkwindelmark, si è scritto così, Folkwindelmark, Folkwindelmark, per gli amici Folk. Folken. Folk, com'è? Questo mi fa venire in mente quando andiamo a Essen e tu parli tedesco. Allora, siete arrivati un sacco di persone, quindi vi dico più o meno cosa succede. Questo è un gioco di ambientazione maya. All'inizio abbiamo scelto una divinità a testa. Io ho scelto il serpentone. Tu, aspetta, passo sulla telecamera 2, vedete meglio. Il serpentone gigante, bella miniatura grossa. Sì. Lui ha scelto l'uccello del malagurio. Eccolo qua.
Sì. Ok? Le divinità ci daranno dei poteri diversi durante la partita. Adesso abbiamo appena fatto il setup, che è stato specifico, e adesso andiamo a giocare il primo turno. Esatto. Sei tu il primo giocatore perché sei in testa sul punteggio. Inizio partita, sì, lui ha già due punti. Cioè io un punto. Non sto imbrogliando, è così il regolamento. Non è vero, non è vero. Allora, adesso c'è la fase divinità. C'è Doc che minaccia intanto, ok. Vabbè, bello. Scusate. C'è la fase divinità dove noi andremo a piazzare la nostra divinità nel vertice tra più regioni. Influenzerà okay. le regioni limitrofe in base alle frecce. Mm-hmm. Ovviamente, primo turno le piazziamo dalla nostra riserva. Quindi la divinità che andrai a piazzare influenzerà le regioni limitrofe. Esatto. Fai vedere come piazzi la tua divinità dell'uccello del malagurio. Come la piazza McGrath quando ho giocato con lui al prototipo di... Chi è McGrath? Perché non tutti sanno chi è McGrath. L'autore di Concordia. Concordia, grazie. Ho giocato al suo prototipo. Lui piazzava più o meno con questa forza qui. C'è proprio l'irruenza sì, tedesca. Non ne poteva più, secondo me, comunque. Sì, no. Io la piazzerò qui. Quindi tu te vedi quelle freccette lì, che cosa fanno quelle freccette lì? Dicono che la mia divinità avrà effetto su queste regioni limitrofe, e quindi su Palanche, Ocob e Bacon, e la farò attivare su Bacon. Ok, quindi è multi... È multitasking, è multiregione. Ma quindi in una regione tipo questa non converrebbe metterla, perché una freccetta va verso i teschi? Hai una possibilità sì, in meno. Però se a te ti serve influenzare Chichen Itza e le ma altre poi le posso spostare ogni turno? Sì, ogni okay, turno si sposta. Okay. Beh, ovviamente io andrò a mettere una regione dove ho la massima influenza. Aspetta cioè... che devo applicare l'effetto della ah, mia scusa, divinità. Ah, scusa. La che... mia divinità esilia una unità della... un numero di unità pari al numero di epoca. Ok, è un'unità che esilia. Un esiliare male... significa che prendo un tuo omino e lo sposto, tuo coso e lo sposto dalla regione alla tua riserva. Cioè, lo butti proprio via, sostanzialmente. Sì, te l'ho proprio buttato via. Non è una bella cosa da fare a un amico, lo sai? Sì, ma sai, insomma... Tocca a me piazzare. Sì, tocca a te piazzare. Io andrò a piazzare il drago... in questa regione qui, che questa regione qui, come vedete, ha un sacco. Che è successo? Ha un sacco di. Okay. No, scusa, perché seguire, piazzare. Sì, in effetti. Ok. Che cosa fa il mio quando vado a piazzare? Allora, dai, fuori cazzo misto inglese. Deploy Warrior Equal to Current Age. Siamo nella prima. Puoi piazzare un guerriero. Un guerriero, quindi basetta quadrata. Dal tuo riserva in una delle tre regioni in cui guarda un po' lo metto esattamente dove mi hai cacciato via l'eroe. Inizio a pensare che in due non sia poi così dinamico questo gioco. In due potremmo avere già tipo salsa carta forbice. Sì, no? Veramente, cioè, ok. In tre, ovviamente, un terzo giocatore potrebbe cambiare già parecchio linee nel gioco. Sì, allora, con l'espansione arrivi fino a 5. In 5 non oso immaginare come sia. In 4 abbiamo messo quasi 4 ore a giocarlo. 4 ore, una partita. Sì, voi ve l'ho scordato. Al netto della spiegazione, noi non giocheremo 4 ore. Tra l'altro ci tengo a dire che 4 ore, ma sulla scatola del gioco dice che dura tipo 90 minuti. Sì. Cioè, i vabbè. Soliti tempi dei giochi del tavolo, chiunque ha a che fare con i giochi del tavolo sa che sono sì, ma mai così eccessivi. Se voi anche avete avuto esperienze di tempi sbagliati di giochi che pensavate durassero un'ora invece durano 18 ore, fatecelo sapere adesso o mai più. Bene, bene, bene. Si inizia adesso a risolvere i conflitti. Ogni regione in cui ci sono unità di più giocatori è in conflitto. Come si risolve il conflitto? Beh, innanzitutto mescoliamo le carte divinità. Tu stai mescolando le carte divinità. Sì, non l'avevo fatto prima. Attento a non mescolare anche la prima. No, la prima no, che è quella che mi dà il potere passivo. Così, guarda come mescolo bene. Cerco di non barare nel mescolare. Per mescolarmele tu su 5 carte, cavolo. Appunto. Ok. Mescoliamo. Allora, queste teste qui sono state piazzate in ordine casuale okay. e ci diranno... Qual è la prima regione in cui dovremmo... Wow, è la prima regione... Palanche! Pom pom pom! Fa vedere le palanche alla telecamera 2, per favore. Eccolo qua. Cioè, proprio stile quello dei pacchi. Come sì, esatto. Palanque. Affari tuoi, affari tuoi. I pacchi. Palanque mi pare che sia un territorio conteso da tutti e due, sì, come ovviamente sono tutti contesi da tutti e due. Avviciniamoci nei territori... Cosa ci dice Palanque? Palanque ci dice che chi vincerà in questo territorio guadagnerà 5 punti vittoria... più un punto vittoria per ogni sciamano in questo conflitto. Sono un po' stanco, se non riesco a dire neanche la sillaba più.
Ok, sì, siamo tanto stanchi. Quindi ti va molto bene. Sì, potrebbe, bisogna vedere cosa succede, perché adesso io e te peschiamo tre carte Ok, cerco divinità. di prendere le carte divinità mia. Sì. Ora, le carte avranno indicati tre azioni che puoi fare, tipo il call, che significa applicare l'effetto della tua divinità, demolire edifici, costruire glifi o piramidi, trasformare glifi in piramidi, piramidi in glifi, guadagnare forza e cose così. Ok, quindi si va a scegliere una di queste tre carte e poi si vedrà cosa succede. Esatto. Sì, devo decidere chi, come e quando. Beh, questa può essere un'idea. Ok, c'è un attimo di analisi paralisi. Certo, Sì, no, vi faccio vedere le carte al pubblico. Scusate, bravo Doc che mi fai vedere queste cose. Sposto la telecamera e passiamo alla tellavolo, alla camera 2. Eccole sì, qua. farò Le questo, carte farò sono così, questo. vedete, sono triplice possibilità. Io ho queste tre carte. Se avete seguito il gioco potreste anche consigliarmi cosa fare perché non ho la più pallida idea. A me interessava molto questa. No, questo è triste. Non distrarlo, no, anzi, distraetemi pure perché è importante per me cercare di farvi capire il gioco perché è lo scopo principale per cui siamo qui. Ma sì, giocherò questa qui. Io vorrei giocare questa solo modalità Random is the best. Va bene, Derenberg, mi hai No, non lo convinto. so. No. Giochiamo questa. Giocherò questa Non so bene qui. cosa faccio, quindi. Sì, giocherò Metti questa la qui. tua carta vicino a questa, così vediamo assieme nella stessa direzione. Aspetta, questo è dritto. Sì, dobbiamo No, girarla aspetta, così. quello così. Allora, io devo metterla così. Ok. Ah, ok, poi, bravissimo. Pronto? Vai. Papà, papà. No, ecco, Ta-da! esatto. Ok, abbiamo task che è mia Allora, contro la tua. ti spiego due cose, anzi una cosa al volo, anzi spiego più di una cosa al Ti volo faccio perché vedere meglio le carte giustamente perché. prima ho spiegato, in realtà Maledice sta giocando così bene perché prima gli ho spiegato il regolamento. Allora, cosa abbiamo? Queste qui sono due azioni normali, questa è un'azione speciale che è eseguibile solo se sacrifichi una tua unità. Sacrifichi un'unità significa che la scarti dalla regione contesa e la metti nello spazio sacrifici che attiverà un effetto speciale di Però della io tua non posso costiera. sacrificare il mio eroe, io No, solo l'eroe. infatti, Esatto. quindi non ha senso. E queste qui sono azioni normali. Quando c'è l'icona della tua divinità sull'azione, significa che questa azione qui potrai farla solo nelle regioni in cui la tua divinità ha effetto, Ah, cioè ok. influenza, scusami. Qui invece probabilmente vuol dire che puoi farlo dove cavolo ti pare. Chiaro. E ultima cosa, puoi applicare, come funzionerà? Io applico un'azione, tu applichi un'altra azione, così, anzi no, inizi tu perché parte il giocatore a sinistra e chi ha il campione, ah no, Ah, parto io, che hai parti tu, ragione. esatto. Quindi io scelgo una, tu scegli una, io scelgo una, tu scegli una. Se si passa, quando si passa, che cosa si fa? Non mi ricordo più. Bene, bene. Allora, cosa succede quando non ci ricordiamo una regola? Forse la gente si chiede cosa sto facendo con questo Esatto, quadernetto, cioè non lo quello saprete mai. è tipo il quadernetto del padre di Indiana Jones dove c'è Allora, tutti i segreti dei giochi no, io piegati. riassumo secondo i miei schemi mentali di follia i regolamenti dei giochi. Questo quaderno Questa è qui una ha non cosa so quanti giochi, terribilmente penso una gelma. cinquantina. Allora, si guadagna una devozione e puoi fare un recover. Sì, se passi, guadagni una devozione e recuperi un recover, significa che recuperi un'unità da Xibalba e la metti nella tua riserva. Ok, Xibalba, ricordiamo che è tipo l'inferno L'inferno del. Maya, ci vediamo a Xibalba. Era il saluto per i nemici all'epoca dei Beh. Maya. Ah sì? No, No, ma perché mi devi illudere con della lore e poi non te ne è vero niente? Va bene, torniamo sulla telecamera 1. Io vorrei fare un piccolo esperimento. Vediamo se la scena doppia si vede, mantiene l'audio, un par di pifferi. Scusate, ma a quanto pare quando sviccio su quella inquadratura perde l'audio. Non so per quale motivo. Beh, tornerò a switchare. Ok, prego. Bene, allora io inizierò quale devo prendere? Sì, queste qui. Io inizierò con una call,
cui sposterò. Allora, quel cosa significa? Muovi il tuo rio. Cos'è? E poi apri, perché apri da casa non vedono. Sì, hai ragione. Teniamola così, tanto. Ok, fai una call. Sì, quindi muoverò il mio dio qui. Aspetta, aspetta, che cioè, tu muovi, ma non vedono loro, quindi è importante. Uh-huh. Quindi fai vedere come muovi, come muove un dio, come si muove un dio. Così. Scusate, come McGrath durante il prototipo di... Ok, lo puoi muovere però in nel territorio dove è venuto il fattaccio. No, dove voglio io. Ovunque però... sulla mappa? Sì, basta che lo spazio sia libero. Ah, ok, è molto interessante. Perché lo metto lì? Perché io voglio influenzare sia la mia regione, Palanche, che Bacon. E perché voglio influenzare Bacon? Perché ti ricordo che il potere del mio dio è esiliare. Quindi ogni volta che arrivi... Ma dai! Ma bastardo! Ma... Cioè che cosa... Ah, comincio a capire il gioco. Ora inizio a capire. Che è un gioco veramente infame, maledetto, maledetto. Col cazzo che maledice, è German, maledice. No, no, non è German, c'è tanta interazione, c'è tanta bastardaggine. Ecco, questo è un punto interessante. Tutti i German... Allora, tradizione vuole che i German abbiano prevalentemente interazione indiretta. Ma deve essere per forza così? Sì, hai ragione, è proprio sì, America, sì, vai. Sì, sì, cioè, il fatto che ci sia interazione va a spingere molto sulla bilancia tedesca, America. Okay. Yeah. Torniamo al tavolo, quindi posso scegliere un'azione e io faccio un'azione, ho detto torniamo al tavolo, giusto, sono tornato al tavolo, scusate, e andrò a fare questa la tua qui. Carta. Cosa fa? Allora, guadagni devozione uguale a i tuoi guerrieri nel codex. Che cos'è il codex? Questo qui e ne hai zero. Ah, quindi non mi conviene usare. Non ti conviene in questo momento. Usiamo quella sopra, dai. Muovi uno dei tuoi guerrieri in una qualsiasi regione al codex e usa questa abilità. Il codex. Cosa sono il codex? Allora, ci spostiamo nell'area del codex. Sì, allora, delicatamente. Vediamo. Ogni volta che si risolve un conflitto... Piano, piano, che sennò da casa stanno male. Aspetta, vabbè, che si prendono uno di quei chungam contro la macchina. Ok, adesso... Si vede? Allora, sì, sto puntando? Sì, perché il cavo più di così non si allunga. Ok. Ah, ok, non è la sera, sono inceppato, ok. Allora, praticamente c'è il calendario degli immortali e il codice degli eroi. Quando si risolve un conflitto, chi ha più eroi e chi ha più... Sì, eroi, buonanotte. Chi ha più sciamani e chi ha più guerrieri, mette uno di questi sciamani e uno di questi guerrieri in uno di questi sei spazi e applica gli effetti. Può applicare gli effetti indicati a fianco. Ah, ok. Inoltre, gli eroi, sì, buonanotte, i sciamani e i guerrieri piazzati qui fanno guadagnare punti a fine round. Ok, quindi in questo caso cosa succede? Muovo un mio guerriero. Tu puoi scegliere tra costruire un glifo, resuscitare un guerriero in una qualsiasi regione e uccidere un guerriero da una qualsiasi regione. Io voglio uccidere un guerriero da una regione. Vai. E ucciderò... Questo... Scusami, non guerrieri, unità, pardon. Unità, quindi posso eliminare anche uno dei tuoi maledettissimi. Sì. Via, uccidiamo... Lo metti a Xibalba. Fa vedere dove lo elimino, da qui. Questo lo elimino e lo mando a Xibalba. Facciamo vedere anche Xibalba. Xibalba che è un posto in realtà molto bello, che è questo qui, dove vanno a finire tutti i cattivi. Però tu adesso delle guerrieri che devi spostare un guerriero sul codex. Ok, da qualsiasi parte della mappa. Esatto. Ok. Nota che hai un guerriero qui e due qui. Ok, sono un po' corto di guerrieri in realtà. Un po' sì. Allora, visto che qua ne ho due, ne sposto uno qui e lo mando a mettere là. Lo metti qui. Quindi adesso c'è spazio solo per piazzare un altro guerriero eventualmente. Chiaro. Io a questo punto andrò, vuoi girare la videocamera verso la carte? Certo, scusa, intanto cercherò di girarla. Possiamo... Ragazzi, perdonate, ma oggi va un po' così, dovremmo capire che problema tecnico è, ma adesso non c'è tempo per la diretta. Perché abbiamo dei problemi tecnici? Sì, perché non possiamo vedere la doppia telecamera, il che complica parecchio le cose. Ma dai! Sì. Tu non lo sai, ma io lo so. Loro lo sanno anche. Vabbè, vado a schierare un'unità. Come vai a schierare un'unità? Deploy one unit. Ok, deploy... Basta leggere sostanzialmente. E quindi perché, vai a... Ma però aspetta, perché non è mica detto. Un'unità comunque non è da distinguere... Cioè, è identico che tu schieri o soldato o sacerdote? Sì. Ok. No, paradossalmente andrò a metterla qui, a fianco. A fianco a... Notate come i miei sacerdoti abbiano il doppio dito medio alzato. Sì, esatto. Sempre è un punto importante. È veramente un punto importante. Ok, io non posso fare assolutamente più niente.
Ah no, aspetta, no, posso usare... Hai... Ho il guerriero adesso nel Warrior, cioè nel Codex, giusto? Sì. Perché l'ho messo prima. Sì. Quindi combo uomo posso fare questa cosa qui. Sì, allora guadagni devozione uguale al... guadagni un punto devozione. Ok, che comunque schifo non va. Sì, cos'è, esatto, il punto devozione? C'è una plancia per... Sostanzialmente studiare. Sono punti a fine partita, tanto per iniziare. E questo va a uno. Esatto. Sono punti a fine partita? Sono punti a fine partita e poi scombano anche con altre abilità e simili. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Siamo già un'ora di diretta. Cioè, non abbiamo fatto ancora una regione, esatto, ok? Esatto. Beh, nessuno di noi qui ha glifi da sacrificare per fare anche una terza azione, quindi direi, no, che finisce qui. Si va in fase risoluzione. In risoluzione? Cosa succede nella fase risoluzione? Cavolo, sono stato... Vabbè, ormai ho sbagliato e me la devo mettere. Vabbè, tanto non finiremo mai la partita e comunque la vincerai. Mi sono dimenticato una... Ah, mi sono dimenticato una cosa un po' particolare, che adesso come si risolve la... Come si risolve? Adesso si ride, eh. Ragazzi, sì, preparatevi perché si ride. Si sommano i punti forza delle varie unità. Ah, il disastro, il disastro. Nella regione però indicata. Nella regione indicata, mi ero leggermente dimenticato che i campioni hanno forza 2. Quindi è un 2 contro 2. Allora, cazzarola. Allora, c'è la tua divinità che copre tutto. Vabbè, possiamo anche spostarla temporaneamente. Ok, se no, ok, in questa situazione noi abbiamo... 2 contro 2, in caso di pareggio, spareggia chi ha il controllo del guerriero. Chi vince, Luca? Vai! Allora, no, del campione in caso. Del campione, sì. Se non fosse il campione non si sa. No, chi ha campione nella regione, l'unica che non ha campioni è quella benedetta, dove se non ricordo male vince chi ha la vittoria. Esatto, esatto. Allora, picco io. Direi di sì e prendi 5 punti vittoria. Così, così, in allegria. Dumblè, 5, 2, 3, 4, 5, quindi vai a 6 perché partivi da 1. Bene, molto bene. Io però ho almeno la maggioranza di sciamani e quindi posso andare a... Dicono che bari persino sulla lore, potresti diventare un meme. Non so per cos'è che baro? Cosa? Sulla lore. Sulla lore? Cosa significa baro adesso? Che mi invento l'ambientazione? Se, cioè, questa è abbastanza... Se. Ok, piazzerò uno sciamano. In realtà, cioè, in questo caso l'hai presa in quel posto. Sì, però l'ho presa. Beh, vado a costruirmi una piramide in una qualsiasi regione. Ah, questo simbolo. Ma perché lo metti lì? Quando muore vanno lì? No, quando tu hai risolto la regione, chi ha la maggioranza di guerrieri va a metterne uno sul codex, chi ha la maggioranza di sciamani va a metterne uno sul canale. Ah, ok, a prescindere dagli errori. Scusa, mi era sfuggita questa cosa. Costruisco una piramide. Costruisci una piramide. Dove cavolo devo costruire piramide di paura. Piramide. Allora, chi si ricorda piramide di paura? Io me lo ricordo, piramide di paura. Era bellissimo. Che aveva una musica stupenda. A parte la musica stupenda, attori bellissimi e soprattutto c'erano degli effetti speciali che per l'epoca erano pazzeschi. Sì, sì, sì. C'erano i pasticceri. Quello c'è il tuo incubo, il frigo che ti assale. Non era, sì, era il frigo, cioè il dottor Watson gli si infilavano in bocca le pastiglie. Non so se sarebbe un incubo o un sogno. Se probabilmente dico, ah, entrami in bocca. Allora, muovi... vabbè, costruisco una piramide. Costruisco, okay, un settore di piramide. Aspetta, su questa regione. Aspetta che abbiamo c'è telecamera, purtroppo oggi siamo messi così. Ah, però, quali sono le regole di costruzione della piramide? Secondo me la base bassa deve essere più grande. Scegli la regione, okay, inizi col pezzo più basso che puoi mettere. Se avessi scelto questa regione qui avrei dovuto mettere il quadrato grande, ma andando a scegliere già questa, metto quello un po' più basso. Più piccolino. Di quelli a tua disposizione tra pezzi, quindi in realtà tu potresti, se non hai altri pezzi, iniziare dentro una piramide col pezzo più piccolo. E prendi punti pari all'altezza della piramide, quindi 2, più ogni giocatore che ha partecipato alla costruzione della piramide prende un punto. Quindi da qualche parte un giocatore rosso prende un punto. Sì, ma il rosso è il bot, che serve a rendere più appetibili queste regioni, quindi prendo io il punto. Ah! Bene, ok, preso, quindi hai preso 2 punti sostanzialmente. Ho preso 3 punti, 2 per l'altezza e 1 perché ho costruito una piramide. Ok, chiaro, chiarissimo, penso che sia chiaro anche a casa. E ci spostiamo un attimino, torniamo indietro, rimettiamo un po' tutto a posto. Ma come si vede bene, è un tipo fico, una cosa bella o è sarcasmo? È sarcasmo? Esatto, non si capisce, perché c'è un punto esclamativo, punto di domanda, punto esclamativo.
Boh, non si capisce. Se ci delucidi un po' meglio, ci aiuti un po', mio caro innocente. Ah, ma innocente. Bella, bella, vuol dire che è positivo. Grande, ah, grande. Grazie. Grazie, grazie. Come vedi abbiamo optato per questa scelta di far vedere le cose proprio quasi fosse un tutorial. Anche perché il gioco è lungo, non avremmo mai finito. E magari potrebbe essere più interessante. Sono tutti esperimenti. Diteci, ovviamente, quale secondo voi tra i vari stream, quelli che anche seguite le altre, è meglio. Ok, come situazione, okay. Quale vi piace di più? Chi ha più forza vince, incassa del beneficio, soltanto chi ha più sciamani per fare uno, ok, per il bonus, i due guerrieri, tutti i pareggi risolti al giocatore, e vabbè, e quando è finita, cosa succede? Ok, spostare chi ha più forza vince, per pareggio chi ha meno PV, va bene, ok, finito un conflitto, si svuota regione, tranne i glifi, e si svuota, dov'è che andava messa, che non mi ricordo più. Stasera è meglio per te, ti senti più coinvolto nel gioco, bene? Ma tanto bene. Tu racconta cose, beh, ma io scopro, guardi... che non mi ricordo più dove cavolo vanno a finire. Beh, allora, l'unità. Devo dire che per ora, da questo turno, perché penso è finito il primo turno, bene o male. Sì, no, cioè... hai voglia, è la prima regione del primo round. Ah, perché sono tutte le... ok, sì. Primo round. Però io vedo delle similarità con dei giochi ben più famosi, ah, okay. Come Rising Sun. Tornano nella tua, sia il tuo campione che il mio sciamano tornano nella nostra riserva. Ah, quindi tornano indietro lì, sì, sì. E si svuota. Ok, è un po' diverso da Rising Sun. Ho fatto in tempo a dirlo, eh. Esatto. Bene. Ok, vediamo la prossima regione. Prossima regione, facci vedere la prossima regione. La prossima, ed è Winner is Ocub. Fai vedere la luna nera. Ocub, che non è occupata, no, è Ocub. Si avvicinano, ci avviciniamo a Ocub. Sì. Visione da aerea di Ocub. Di Ocub. Okay, eccolo lì. Cosa succede? A Ocub ci sono tre dei miei e il mio campione. E il tuo campione. Tre. Allora, in questo momento la forza è 3 a 3, quindi, paradossalmente. Perché 3 non vale 2 il campione? Sì, ma io ho quella proprietà in cui aggiungo alla forza del mio campione il valore dell'epoca. Ma noi possiamo giocare una carta. Che adesso cambierà. Giocheremo carte che cambieranno tutto. Ragazzi, adesso li facciamo malissimo. Dai. Allora, questa qua dobbiamo aumentare la forza fisica. Queste forza... qua vengono scartate. Scusate, mi sposto un attimo con la telecamera intanto. Opla. Al solito, fammi pensare se devo fare qualcosa. No, carte Dio. Pesca tre carte. No, non è, quello che dice lui è che gli piace di più come impostazione anche il gioco, cioè che riesce a entrare più nel gioco, riesce a capirlo meglio. No, stavo discutendo con la chat. È tipo Jumanji? Esatto. No, secondo me. Quindi aggiungo una carta delle due pescate. Esatto. E vi faccio vedere le tre carte. Purtroppo oggi non ho il Tini Carte, che si chiama universalmente Tini Carte. Ok. Sì, fallo soffrire. Certo che facciamo soffrire. Abbiamo bisogno di combattimento. Di botte per Segallo, non dovrei dirlo perché così si parla, va bene, però questa qui secondo me ci dà cose fighe. Questa qui, vedete, c'è il simbolo, vi ricordo che solo se la divinità influenza il territorio, e in questo caso il nostro serpentone influenza il territorio. Tutti si dicono che le luci tue sono di alta qualità. Le mie luci? Sì, beh, è un'ottima luce che è bella neutra al centro del tavolo. È una lampadina attaccata a un lampadario degli anni 70. Perché tu hai un lampadario, gli altri non hanno. Ah, okay. Ringrazio i miei genitori, questa è la casa. Pensiamo alle carte, allora. Ok. Allora, se volete sapere che cosa fa questa abilità, vorrei saperlo anch'io. Però mi viene a pensare che sia qualcosa tipo spaccagli la bocca. Se vuoi ti do una mano. Smite. Smite è quando elimini un'unità. Quindi spaccagli la bocca. Spaccagli la bocca. Esattamente. Attenzione che il campione non è un'unità. Esatto, in questo caso non potrei non spaccargli la bocca, anche se avrei tanta voglia di spaccargli. Però puoi eliminare unità da altre regioni. Sì, ci sono gente che colorano miniature di questo tipo. Non ho la più pallida idea, ma allora, si colora di tutto. Se quindi. Io penso a Rising Sun, che più... Ah sì, bisogna aver visto delle splendide miniature. Tra l'altro era, sì, da cosa? Da Thomas? Da Thomas aveva Rising Nero, Sun, era dipinto, Sun ma era dipinto, che era una cosa fenomenale. Vabbè, ma ogni cosa orco nero è dipinta da Dio. Cioè, sì, effettivamente è vero. Potevo dipingere anche a me, fammi più bello. Ragazzi, a noi ci serve assolutamente qualcosa che dia botte, quindi userei questa. Ok,
andiamo con questa, mettiamola qui, così avvicino la telecamera, vedete drago contro uccello del malagurio, come si chiama? Tacchino gigante. No, avrà un nome. Allora, Kuku Klan, e tu? Ahankin. Ok, Ahankin. No, scusa, è che l'avevo letto al contrario. Ahaukin. Sai che in questo video penso che abbiamo evocato qualche divinità? Sì, come com'è che era qui? L'esercito delle tenebre che non riesce a leggere la tubera l'ho detto, ok, giriamo, okay, vediamo cosa succede. Bam bam bam, Legacy contro Legacy. Attenzione, e siccome tu hai l'eroe giusto in quella area, sì, inizi tu. Inizio io. Inizi proprio tu. Bene bene bene. Ma se ci fossero più eroi, no, non può esserci anche in più giocatori, non ci possono essere più eroi. Non so se ci sono effettivamente divinità che ti fanno muovere gli eroi. Può essere. Ma anche se ci fossero, non, normalmente non ci sono. No, in più non, secondo me no, perché il regolamento non prevede nulla. Ora sai che non ricordo più quale dei due carte alle tue. No, sì, la prossima volta, se diventa la retroluminosità dello schermo di fondo, noi lo vediamo meglio. Quale schermo di fondo? È presente il rumore di fondo dell'universo? forse devo illuminarmi io, aspetta! No, okay, non funziona. Ci proviamo, innocente, comunque ho capito, sto scherzando. Anche allora, io. Quindi, tocca a me. Sì. Io vorrei fare come prima azione, anche perché prima voglio vedere cosa vuoi fare tu col tuo call, chiamando la tua divinità, metto questo, che mi dice build, in questo conflitto... Awaken un'unità. Ah, costruisci in questo conflitto? Sì. Cosa vuol dire? Cioè, costruisco delle armi? No, allora, questo puoi costruire solo due cose. O piramidi o glifi. Ok, i glifi, se non mi ricordo male, aumentano la forza d'attacco. Esatto. Quindi aumenterei di uno la forza d'attacco. Esatto. E vado a te. Puoi costruire dove ti pare. Lo costruisco qua, perché in questo conflitto. Blue in this conflict. Allora questo è un po' però non c'è l'icona che ti dice dove è influenzata dal... ah no, giusto, non serve perché ti dice proprio in questo proprio conflitto. Lì in questo conflitto, ma io farò altrettanto. Build, io posso costruire in questo conflitto, o se ho 6 o più di forza trasformare, in cui potrei quindi trasformare un mio glifo in una piramide eccetera. Ma non c'è, puoi vederlo nel primo video di Pimp My Board Game su YouTube, canale Gioco Nauta, dove facciamo vedere le miniature di Rising Sun di Peter. Sì, proprio nell'introduzione, mi sa. Nell'introduzione, nel primo video, 01. Alla grande. Non per farci pubblicità, ma vuoi anche che lo metta in TV. Lo mettiamo in fondo. Così se lo vedono. Ok. Ok, quindi io ho messo un glifo, tu hai messo un glifo e tutti glifiamo. Siamo glifati, quindi maledetto che mi hai copiato l'azione, vado a fare anch'io un'altra azione simile e faccio il core. Ah. Call me? Ok, core. Io posso andare a collare. Esatto, sposto questo qui. Sì. Qua. Ok. E... cioè, sposto il drago e delle aree influenzate, il mio attivo, il mio potere. Hai fatto il risveglio? Puoi prendere un'unità da Sibalba e metterla in questo conflitto. Ah, ok, quindi posso mettere questa unità dall'inferno nel territorio del conflitto, esatto. Poi vediamo cosa è successo nel conflitto. In più, siccome ho spostato il drago, attivo la sua abilità, che era metti un guerriero metti un numero di unità pari alla current age, cioè sì. Alla corrente, che è uno ancora, è uno. Quindi vado a piazzare una. Però, non male. Ed è stato un grosso attacco. Dopo vedete quante unità ci sono. Comunque, a conti fatti, sono 5 unità. Più l'Iglifo 6 contro 3. La mia call, purtroppo, non mi permette di fare molti danni. Se non esiliarti. Esiliarti una unità. Ma perché vuoi esiliare un'unità? Perché sono cattivo. Quindi hai spostato l'uccello del malagurio e puoi esiliare un'unità, però in un territorio, cioè non è detto che tu lo faccia in questo, no, puoi programmare un turno successivo, infatti, ed è quello che farai, l'ho già capito. Esatto, vedo che ci siamo capiti, tant'è che non so mica se metterla qui, potrei anche metterla... Beh, io questo dipinto l'ho visto un sacco di volte anch'io e ci ho anche giocato con diversi e non solo, tutta la plancia base era completamente rifatta, dai muri, dai town, no, tutto no, era rifatto. Nulla. Io questo è stato... ritoccato in mille modi possibili. Ok. Anzi, no, cosa ti ho eliminato? Un guerriero? Non mi ha eliminato un. Vabbè, ormai è andata. Uno sciamano. Credo che era uno sciamano. Mosso e esiliato. Quindi ho fatto.
potrei, anzi, possiamo, partendo da te, se vuoi, sacrificare il glifo per fare la terza azione. Ma in realtà che cosa mi fa fare la terza Tu azione? guadagni una devozione e recuperi un guerriero da Sibalba che vai a mettere nella tua Però non riserva ho guerrieri, e poi quindi. fai un, sì, un... Non ho guerrieri da Zibalba, Ah no, è vero, tu sei già a quindi posto. volendo non posso farlo. Io guadagnerei un punto forza in questo conflitto, che però non ha molto senso Che è perché dai pari a al cosa? sacrificare, per fare poi guadagnare un punto vittoria e ricoverare uno dei miei... Ma non ha Tipo, senso. come faccio un'ambulanza negli antichi Magna? Scusa, non farò mai più domande del genere, scusa. Ok. Quindi niente, Luca, tu, cavolo, guadagni anche un bel po' di roba lì. Vabbè, quella regione lì è tua, guadagni la tua forza del conflitto che è 3, 4, 5, Allora, 6. aspetta, aspetta, perché da casa non si vedrà. Guardate, questo risolviamo il conflitto. Le armate verdi soverchiano la povero eroe giallo, quindi vinco anche in questo Sì, eh conflitto. sì. Quindi, 4 a 6. 4 a 6, no, sono 6 a 4. Sì, scusa, 6 a 4, giustamente. E prendi 6 punti vittoria. Ok. Wow, Arrivai a ragazzi, che 12. saccagnata di Non davanti alla tua. solo, tu adesso Avendo piazzi... sia maggioranza di guerrieri Esatto, che di allora, beh, questo qui sacerdoti me torna da me. dentro, Qui uno lo metti sul calendario dei mortali, uno fai vedere il sciamano. calendario immortali. Stanno guardando. Sì, se E uno lo metti nel codex degli eroi. Questo lo metto in quello spazio già occupato, cioè in quel a blocco, fianco? ti blocco la possibilità di Sì, andare di lì. fargli, di fare gli smite, come si dice, che però lo fai adesso, quindi Sì, poi lo esili, faccio e ti esilio uno di quello che hai no, non messo esili, prima. lo lucidi. O cioè, elimino uno di quelli che hai piazzato prima Ok, no, con no, va a quell'azione. Xibalba. Ah, Sibalba, perfetto. E poi Un un sacerdote. sacerdote. Allora, cosa puoi fare con i sacerdoti? Puoi costruire una piramide, Costruisco anch'io una piramide. recuperare 5 unità da Xibalba, guadagnare 2 punti devozione. Ma siccome non ho unità in Xibalba, punti di devozione non mi interessano, vado a Vai costruire di anche la piramide. piramide. Inquadro la piramide e faccio esattamente come hai fatto tu, quindi prenderò 3 Tre punti. punti. Quindi vai a 15. Comincia a fruire a voi come funziona il gioco, è molto importante per noi saperlo. Questi ti tornano nella tua riserva. Eh? Questo è. Sì. Ok. Opla. E la prossima regione Oh. è Bacon. 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 Oh, la regione dove. Cazzo, è ancora influenzata dal mio dio, ma non dal tuo. No, è influenzato anche il mio. Ah, non è vero, cavolo, Eh sì. porca miseria. Va bene, va bene, va bene, va bene. Torniamo a vedere le tre carte. Quindi la meccanica avete visto, ragazzi. Tre carte, si pesca una carta aggiuntiva, c'è un riciclo di carte abbastanza veloce e azioni comunque dirette, cioè maggioranza nel controllo dei territori, influenza delle divinità, eccetera, eccetera. Non esisteva neanche internet al tempo, Doc, qui si dipingevano le mie tribù di. Sì, hai detto Bacon, si chiama la regione, si chiama proprio Bacon, Bacon, Beckham si chiama. Bacon, sì, penso che sia Bacon per le noci. Grazie innocente, mi sono perso qualcosa? Tipo, No. Max dice grazie innocente. Ah, ci ho fatto una donazione, buon innocente, ma che Ah, cavolo! grazie. Siamo Ah, sempre più no, vicini aspetta, alla allora Maserati di bisogna. Gioconauta. Devi mandargli un bacio all'innocente adesso. Riprenditi i tuoi soldi. Ma innocente non dovevi, veramente, è troppo No, buono. infatti, veramente, Grazie, grazie grazie. mille. Speriamo comunque di divertirti qui. Torniamo allora a scegliere la carta. Innocente, ti chiamo in causa. Allora, dai, vieni con me, andiamo a picchiare. Anche no, dice, non lo vuole neanche lui, giustamente. Io Bene, l'avrei voluto, sappilo. no, Allora, c'era che pacco questa divinità? vengace. Sei No, non veramente. dovrebbe. Cioè, allora, ricordiamo, noi abbiamo l'influsso della divinità. Siamo in una situazione militare nettamente inferiore, quindi militarmente sarà dura conquistarla, però possiamo rompergli le scatole.
brutta male. Lo vedo negli eventi in basso a sinistra. Ah, adesso anche i Grimoire ci fanno attenzione. Ma ragazzi, cioè, sono commosso. Sempre più vicino alla Maserati di Gioconata. In realtà è la telecamera, c'è scritto grosso così. Però ah, grazie, sì? Grazie. Comunque, comunque avete dei dubbi sulla telecamera, se riusciamo a gestire la terza telecamera. Che... Però grazie di cuore. Beh, probabilmente del mio portatile. Scusami se sono impestato e non mi accorgo delle donazioni. Per fortuna abbiamo qualcuno più attento di noi. Grazie veramente di cuore. Lì che cos'è che troppo fa buoni. Cover MVP. Torniamo allora al gioco. Bene. Veramente che pacco, mi viene a dire, proprio un pacco. Anche lui non vuole un bacio a Knopus, sia chiaro. Beh, vabbè. Direi che insomma non ragazzi, noi dobbiamo fargli male, cioè è una situazione brutta. Lui ha un eroe e un sacerdote, noi abbiamo solo un guerriero schifoso. Quindi avendo lui un sacerdote potrebbe essere interessante. Secondo me giocare questo, dai, deciso, basta, sennò la gente muore di noia a casa. Dai, no, vieni qui, vieni, che vieni, vieni, che non ho mica paura, sai, del tuo uccellaccio del malagurio. Sì, facciamo così, dai. Meglio un bacio di Black Mamba. Di cosa? Di Black che? Ok, prendiamo le carte. Scusa, questa è la mia, questa è la tua. Vai. Opla. Ok, tu stavolta giochi una Task Force, io un Vengage. Che cavolo vuol dire Vengage? Aiutami. Non ho la più pari. No, Vengeance. Vengeance, bravissimo. No. Così? Vengeance. Vengeance, può essersi, perdonami, ma ho tipo un vuoto di memoria. Bene, e toccherà a te iniziare. Tocca a me iniziare perché tu hai l'eroe. Io farò un call e sposterò il mio dragone. Faccio vedere un attimo, scusate ragazzi, perché è importante dal punto di vista strategico. Vedete, io ho il dragone qua che confina in quest'area, lo sposto qui, che comunque confina in quest'area, quindi andrà a fare abilità, ma in più va a toccare le aree future per tenerlo buono per i prossimi turni e tenerlo comunque in zona. Sì, sì. Ti piace, beh, sai che lo muovi sempre ogni turno, quindi. Beh, non è detto, se non, sì, se non hai l'abilità, almeno così sei un po' più sicuro di avere possibilità di utilizzarlo. Quindi, giustamente non ho segnato l'azione che ho fatto un call. Okay. Facendo un call posso chiamare qualcuno in aiuto, in supporto. Sì, puoi schierare. Posso schierare. Io ovviamente ho grosse poche possibilità di vincere questa partita, ma vado a schierare in un territorio vicino, sperando che prima o poi venga chiamato. Vado a programmarmi il futuro. Sono tutti chiamati, quindi... Sono tutti chiamati, sì, sì, sono quindi tutti chiamati. Assolutamente ci sarà una battaglia in un'altra parte. Ok, io andrò a ricoverare. Recuperare. Ok, Max fa... Innocente fa una domanda extra gioco, quindi non ti vedo niente. Ah, ok. Voglio recuperare unità da Xibalba pari al mio livello di forza. Ho 4 di forza. E andiamo a mettere nell'universo del... Cioè, le recuperi a prescindere nel tuo... No, qua è proprio l'effetto, vedi. Recoveri unità uguali al tuo valore di forza in questo conflitto. Ah, vuol dire vendetta. Ok. Grazie. Quindi, c'hai ragione, effettivamente, vero? Cavolo, ok. Non so, ok, Vengeance mi piaceva. Vengeance era anche a me piaceva. Mi ha fatto che, perché non è che si usa Revenge per vendetta, no? O addirittura pensato... vendetta stessa. Perché si usa parecchio. Sì, ho visto effettivamente usare anche vendetta. Allora, andiamo a costruire. Devo costruire un glifo in questo conflitto. E lo vado così. A piazzare un glifo in questo conflitto. Ah, scusa, ho messo il coso sbagliato. Va bene. Dove sono finiti? Eccoli qua. Ma io guadagno un punto devozione ogni 2 punti forza che ho. Quindi vado a 2. Ah, e rimane permanente? Beh, sono 2 punti. Sono 2 punti. Ok. Beh, puoi sacrificare un glifo per fare l'azione extra, però. Però mi dice di recuperare un guerriero, ma io non ho guerriero da recuperare nell'inferno, hai, solo un sacerdote. Secondo me non ha senso, non mi conviene. E, quindi è un 4 contro 3. 4 contro 3. E finalmente vinco. Finalmente vinci anche tu. Vinci anche tu. E faccio 6 punti, quindi vado a 11. Andiamo 4, lui ha 2, cioè 3 più 1 contro
1, 2, 3. Purtroppo non ho piazzato solo uno sciamano e non un guerriero, uno sciamano come pensavo di fare, invece vabbè. Ok, quindi partendo da me piazzerò il mio sciamano in, nel calendario e lo metterò qui a guadagnare altri due punti di devozione. Scusa, arrivo lì in quella zona a far vedere, quindi vai a piazzare lì e prendere... Quindi, due punti di devozione, quindi salgo a 4. Punti che vanno a punti... Segni la fine scala nel percorso devozione, fai vedere il percorso devozione. Il percorso di evoluzione fatto a livelli, quando arrivi alla fine di questo livello qui sali di un livello e se arrivi alla fine non mi ricordo più cosa succede, secondo se viene un punto vittoria ogni punto extra, forse devo controllare, sinceramente non mi era neanche mai capitato. Siamo abbastanza concentrati in realtà, il problema principale è che avendo un problema tecnico che non permette di far vedere sì, un punto vittoria ogni devozione in più. Ah, esatto, non permettendoci di vedere il punto, cioè la doppia telecamera, ho problemi anche a seguire il gioco e tutto, quindi siamo un po' più lenti. Però nel frattempo ho capito che state seguendo meglio il gioco così e da noi, ci aiuta parecchio a capire questa cosa. Ognuno si riprende i suoi... Quindi un punto vittoria extra quando siamo a fine scala, scusa se ti ho interrotto. Ah, tu hai anche il guerriero, tu hai il guerriero da piazzare però, Ho anche il guerriero da piazzare, che vado a piazzare in uno dei due spazi vuoti, uno mi fa fare, costruisce un glifo. Sì, e l'altro resuscita una unità in una qualsiasi regione. Quale vuoi? Ma io quasi quasi andrei a resuscitare un'unità qui, dove c'è già un guerriero, giusto okay. Per romperti le scatole. Vediamo un po' dove andiamo adesso. Uxmal. Uxmal, fallo vedere sempre la telecamera. Uxmal. Tun, tun, tun. Cosa succede a Uxmal? Uxmal è la regione benedetta. Regione senza abilità punti particolari, qui è quella. Sono 8 punti diretti lì, se non si vince. Se si vince, sì. Allora si sceglie come al solito la carta, però in questo caso qui, per risolvere il conflitto. Scusate, torniamo indietro un attimo, non vomitate sempre, mi raccomando. Gioca la carta. Queste sì. Vengono scartate. E se ho finito le carte da pescare? Ah, no, aspetta. Mentre lui verifica se effettivamente si gioca la carta o no, vi dico che questo gioco carte questo è turno. Progettato da Claudus, che è John Claudus, che non, francamente non mi ricordo che giochi abbia fatto, e illustrato da Darley Tow e prodotto dalla Colossal Game, che ha un nome importante perché ha fatto giochi importanti. Non mi ricordo più cosa. Beh, abbiamo fatto una recensione di un gioco di carte che non mi ricordo neanche più come si chiama il nome, ne facciamo un po' troppo di recensioni. No, in questa l'ho giocato anche tanto. Non si giocano carte, si va. Ah, ok. Allora, come si risolve? Io e Luca partiamo da una forza di 2 contro 2. Sacrificheremo unità direttamente dalla nostra riserva per aggiungere valori. Partendo da chi è... Ah, ok, sì. Quindi non avendo carte a giocare... Esatto. Quindi negli ultimi 2 tentativi non si giocano carte. No. Cos'è interessante? No, solo in questo qui, quello benedetto. Ah. Chi inizia a sacrificare cose, perché non è a pugno chiuso, purtroppo. Partendo dal giocatore con più UP. Vai Luca, decidi quante sacrificarne. Ok, diciamo che io ne sacrifico 3. No, 4. E in caso di pareggio? E in caso di pareggio vince il giocatore più simpatico. Ok, sì, proprio. Allora, torniamo al tavolo, io metto in gioco 4 unità, scusate, cioè sacrifico 4 unità che ho in riserva, queste 4, e vado a mettere nell'inferno. Ok, se c'è un pareggio, il giocatore con meno punti vittoria decide chi vince. Ne sacrifico 4. 4, giustamente, mi pare giusto, mi sembra... Una bruttissima regola questa. Un po' sì. Ma in veramente due la senti brutta. Secondo me in due la senti molto male. In due la senti male, ma soprattutto anche nei primi turni magari che hai poche robe. Quindi prendo c'hai tanta punti. Roba in riserva, quindi 8 punti e vado a 19. 19 passi in testa, quindi dandomi un piccolo vantaggio a me. Però adesso è ora dei codex, quindi tu metti un tuo sciamano nel codex del calendario. Ok, quindi vado a mettere uno sciamano
dove quello che mi permette Allora, di puoi recuperare recuperare 5 unità o guadagnare 2 punti devozione. 5 unità, le recupero dall'inferno. Sì. Ok, cazzo, avrei dovuto mettere 5 allora col segno di poi. Però vabbè, no, metto un'unità in più Qui. nel prossimo territorio, esatto. Poi metti un'unità in più nel prossimo Qual era? territorio. Cosa fa? No, No, guadagni 2 punti di devozione o guadagni no, allora 50? recupero tutte le unità. Dai, andiamo, Immaginavo. che può E essermi utile. io vado a costruire un glifo. Sì, vado a costruire un glifo. Noi siamo. Ah, che cavolo, quella è bella tosta. Costruisco un glifo o risuscito un'unità? Difficile Beh, decidere. risuscito un'unità. No, costruisco un glifo. Anche perché un glifo è per Sì, sempre. infatti. The Esatto. Beers. Va bene, va Ok. bene, va bene, va bene. Siamo ufficialmente nell'ultimo territorio adesso, se la Sì, matematica non mi beh, inganna. direi che ci rimane solo Cicenizza, dove la Cicenizza, situazione in questo Cicenizza. momento è È di pareggio. drammatica, è di Eh sì, è pareggio. un Però io ho un piccolo 4 contro vantaggio, se 4. non sbaglio, rispetto a te, perché ho la divinità qua che mi va a influire in quest'area. Tu non hai la divinità che influisce in quest'area. In In questo momento questo momento no. Quindi non puoi attivare le abilità col simbolo divino. Sì, è vero. Esatto, ok. Quindi insomma, un bel vantaggio. Però sono due carte. Questo può Ragazzi. essere un po' scomodo. Ma io giocherò questo. Ok, io giocherò questo qui. Andiamo di nuovo, spostiamo un attimo sulle carte e andiamo a rivelare le carte. Quali grandi botte d'orbe arriveranno? Fervore e Ditto. Eh sì. Tocca a te iniziare. Allora, Perché c'è il mio nome. sì, esatto. E esilierò i tuoi sciamani. Tutti e due, uno solo. Ah, o il sciamo, ma è fortissima Eh quella sì, non è carta, male questa. veramente sfavorevole a me. Io ti smaito i tuoi sciamani con questa Ok. azione qua. Scusa, è uguale al mio livello di devozione che è 1. Quindi facciamo così. Io Ok, esilio i tuoi guerrieri. Ok. esili il mio guerriero. E Ah. vabbè, io semplicemente vado ad aggiungere un guerriero al mio conflitto. Ah già. È ancora pareggio, due scatole. E quindi è tua. Sì. Perché pareggio? Questo vale 2, 3? Cos'è? No, due. Il tuo Perché vale due. i tuoi valgono Perché 3? io ho Ah, hai scelto il scelto. più Eh 1, sì. giusto. Cazzo, è molto forte quell'abilità Eh del sì, più 1. non è male. Ok. Quindi, sì, scusate, non ve l'ho fatto vedere. Guardate qui, abbiamo nettamente un vantaggio da parte mia per un 3, cioè un pareggio. Un pareggio è un 3 No, non è contro un pareggio, scusa, vale comunque 2. tre. Vale 2 più 1 il tuo. E io il glifo è 3. 2. Ah, c'è cioè il Eh glifo, sì. non l'avevo visto, Quindi siamo a scusate. 3 e quindi tu prendi un punto devozione e 6 punti vittoria. E 6 punti di vittoria, passando di nuovo in testa. 21. E con i codex tu, beh, immagino che vorrai mettere il tuo Nero. guerriero. Puoi scegliere di costruire un glifo o risuscitare un'unità. Io costruirò un glifo anch'io, ovviamente. Lo costruisco Ok. qua, visto che ti piace tanto questa zona. Io però metterò invece il mio sciamano qui e recupererò 5 5 unità. unità, giustamente. Non penso aver mai visto Xibalba così vuota. Esatto, è stata completamente svuotata la Sì, mappa. no, perché Cioè, non c'è più abbiamo. neanche un'unità. Non Ma è. c'è proprio. Ah sì, perché queste qui che tra l'altro ci siamo dimenticate qui, ma in realtà sono. Di solito rimane sempre qualche unità sulla mappa. Invece in due si vede che c'è stato Eh sì, un in due è clean. stato un po' così. Va bene, fine del round. Fine del Abbiamo round. fatto tutti i conflitti, come potete ben vedere, non c'è più nulla sulla mappa, fra un altro po' ammazzavamo pure le divinità. Succede, allora io direi che possiamo vedere questa parte qui e poi magari trarre le conclusioni visto che sono praticamente le 10 meno 5. Non farei un Ok. altro round, di sicuro non ce la facciamo a Beh, fare un altro. mostro la conclusione del round. Esatto, cioè, certo, Ok. sì, sicuramente, però. Quindi fine era, cosa succede? Tutte le unità che sarebbero state posizionate qui. Ok, facciamo vedere questa cosa Allora, qui qui. siamo stati un po' sfortunati perché non aveva senso, secondo me, posizionare unità nel primo round, perché l'abilità che c'era faceva guadagnare un punto vittoria, che magari è utile verso fine partita, e recuperavi un'unità da Xibalba, quindi ne mettevi una qui, che sarebbe poi scesa, per recuperarne un'altra, o addirittura due se c'era già un'altra unità.
Ok, questo qui determina il numero di round. Esatto, nella seconda era avremmo avuto anche possibilità di scegliere tra questa e questa, scusate, okay, che è già più interessante, okay? Significa praticamente schieri un'unità della tua riserva in una qualsiasi regione. Se avessimo fatto addirittura il terzo round, avremmo potuto costruire un qualsiasi conflitto. Ok, queste teste le cambiano ogni partita, vero? Sì, cosa succede? Quelle cambiano ogni partita, cosa succede? Io, ma anche quelle in gioco, tutte in linea di massima. Sì, praticamente sì. Cosa succede? Quando fai l'azione, la terza azione della carta, piazzi un'unità da una regione contesa qui, se c'è già un'unità ne devi piazzare due e scegli uno dei tre effetti. Okay. Questa è la parte sacrificio che non abbiamo visto, perché sfortunatamente non aveva senso nel primo round, secondo me. Poi, fine round, che cosa succede? Oh, attenzione, arriva dall'altra parte del mondo. Ovviamente il contatore delle aree va avanti, si incrementa. Guarda quanto è molto carino esteticamente il contatore delle aree. Sì, si prendono due punti per ogni unità nei codex e nel calendario, quindi 1, 2, 3, 4, 8 per me. Quindi andresti a 20, cioè 19, ho più 8, 27. E tu Luca ne prendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi 12. 12, quindi sì. Wow, ho fatto tanta cosa. 3, 2, 1 più 12 fa 33. Poi queste qui praticamente si riprendono. Ok, si riprendono tutte e tornano sì, nella nostra riserva, riserve. Non vanno all'inferno. E poi si vanno i punti, si prende praticamente un punto per ogni regione in cui c'è almeno una, abbiamo partecipato a una piramide, quindi è un punto a testa. Un punto a testa, abbiamo costruito una piramide a testa, quindi tu vai a 28, io vado a 34. E basta. Non... Questa è la fine di un turno. Questa ci è sono... la fine di un turno. Sì. Ci sono tre turni, turni, ok? E questo è quanto su quanto riguarda il gioco. Sì, alla fine partita quello che c'è in più è i tanti punti dati da quanto hai di quanto segna la tua casella di devozione. La tua devozione ti dà, qui ti assume la devozione non è lineare, no, perché infatti, vedo, la faccio vedere così potete... Io che ho avanzato di 4 spazi prendevo 3 punti. Ok, scusami, mi sposto sulla seconda telecamera un secondo. Vedete qua i punti non sono lineari, uno direbbe beh 1-2 all'inizio sì, ma dopo c'è un 2, un 3-3, un 4-4, quindi vanno un po' a coppia, mi pare sempre. Boh, sì, a parte dell'ultimo livello. A parte dell'ultimo livello dove diventa molto più importante far salire questo valore, perché acquista molta più forza. Ancora cosa interessante che a me è piaciuta, il gioco non è simmetrico, però se vedete le abilità delle aree, alcune soprattutto nella terza era sono molto interessanti, cioè, per esempio guadagnare 5 punti vittoria aggiuntivi ogni volta che vinci un conflitto, diciamo, se ti fai una build sì, su che tipo di civiltà vuoi essere, guadagnare VP pari al tuo livello di devozione per 2 alla fine, a questo qui nell'ultima eriche prendi 5 punti per ogni 5 punti vittoria addizionali, sì, dopo alla fine che dell'era, vinci un conflitto. Cioè alla fine della partita sostanzialmente. Ah sì, l'ultimo è quello dei 5 punti vittoria addizionali. Questo qua mi piace molto invece. Il primo è carino, guadagni tanti VP quanti, però ti fermi a 6 praticamente, il tuo livello di devozione per 2 alla fine dell'era. Però vedi, ad esempio, magari fai una seconda era un po' sottotono per conservare sì, l'unità, magari, può essere un'idea, e vai a puntare per prendere l'ultimo obiettivo, cioè hai diversi rami strategici, sì, 3 punti per ogni unità che hai nel codex, nel quando calendario. Vai a piazzare il primo di questo stai già costruendo un ramo sì, tecnologico, se vogliamo dire, sì, è una tua strada di evoluzione, la tua esatto, città. Io avendo messo le build come prima opzione, magari sarei Il prossimo turno ne costruivi 2 e il terzo turno ne costruivi 3. Sarei molto forte militarmente. Che infatti è quello che ho fatto anch'io l'altra partita, che ho sviluppato la costruzione. Perché diciamo i glifi ti permettono di sacrificarli agli dèi, quindi avere bonus. Quelle azioni in più e dai in più 1 di forza. E dai in più 1 di forza. Molto tra l'altro, questa volta ho sviluppato invece la forza dei campioni, perché ne avevamo due in gioco per turno. Io mi ricordo che l'altra partita che lo usava il Doc aveva campioni con forza 6. Allora, adesso dicono due cose molto interessanti. Più bello il gameplay o il design, secondo te? Più bello il gameplay? Come design intendiamo il design lì, l'impatto estetico? Grafico, sicuramente. Cioè, se dobbiamo mettere su una bilancia, quale di due ti pesa di più? Il gameplay. Secondo me anche io. Per strano a dirsi, ma sono d'accordo. Gameplay. Allora, io se devo essere sincero, a parte le miniature che sono fatte bene, trovo il resto del gioco un po' bruttino.
cioè a parte la grafica, non, è, non entra nei tuoi canoni effettivamente. No. Se viene un po' più avanti ci si vede anche in quadratura. Ecco qua, allora la grafica, mi piace. Allora, aspetta, la grafica delle divinità mi piace, ma poi se andiamo a vedere il resto, il tabellone, cioè il tabellone è brutto, l'altro è peggio. Secondo me l'altro è più bellino. Ma insomma, secondo però me è meno leggibile. Le carte, come vedete, hanno il resto è tutto scritto. A me sto rospo sinceramente non piace, non so come Luca possa dire che è bella la sua lucertola. A me piace un sacco, cioè il tipo di grafica utilizzata è bella, secondo me. Gameplay è un gioco cattivo. Questo è un gioco bastardo. È un gioco cattivo, il cosiddetto gioco bastardo. Cioè, se tu vuoi un gioco bastardo, questo va benissimo. Questo è, allora, a me piace molto questo genere di gioco. Lo sai cosa mi ricorda a me? Però è molto più bastardo. Ciclade. Ciclade, ma Ciclade lavori su delle maggioranze, su delle, scusa, su delle aste. Su delle aste, no, ma vai anche in giro. Ti vai anche in giro, fai ponticelli. Sì, ponticelli. Però è hai il Pegaso che ti faceva piombare le unità dall'alto. Se vieni sempre più avanti, vai tutto fuori. Devi stare, devi abbracciarmi qua. Dammi, abbracciami, avvicinati. No, no e poi no. Ok. Sì, sì, ok, come sensazione più che come meccanica. Sì, come sensazione, okay. No, come bastarnate. A me come meccanica ricorda molto la serie di Lang, che sia o Blood Rage, o Rising Sun. Più Blood Rage, secondo forse, me. Sì, perché anche lì c'era il discorso dei sì. morti, che se prendevi Ade avevi bonus così. Sicuramente anche il discorso che usi delle divinità fa un po' sì, inverso, un po' sì, sì, fa un po'... Che hanno detto cerchiamo di fregare alla Kumon qualche impero con qualche divinità, visto che quest'anno la Kumon ha fatto, per chi non lo sapesse, ha scelto prima le divinità norreniche, quest'anno con Blood Rage, poi è andato Blood Rage, esatto, poi è andato su Rising Sun che sì, non so, ci sono le sono divinità. Beh, sono il senso dei bugie iponici. Orientali. E adesso c'è Ark. Ark che sa quello che si quindi questo detto, aspetta, gli freghiamo gli Inca per fare un gioco più o meno simile. Ma non so, però mi piace molto l'idea delle carte. Questa allora, Grimoire ha detto una cosa anche interessante, anche imparare i poteri di divinità può influire sulla strategia. Assolutamente. Beh, direi, noi l'abbiamo scelta a simpatia, ma... simpatia, ovviamente più lo giochi, più le abilità che impari sulle carte sono fondamentali. La cosa è che sono diverse per ogni divinità. Sì, sono diverse per ogni divinità e questo è tanto carino. Questo è molto carino. Questo infatti è la cosa che mi piace tantissimo. Tra l'altro se vai nel sito del produttore della... cosa della Colossal c'è anche dei riassunti che spiegano le divinità quanto sono facili da utilizzare e su che aspetti si concentrano. Questo può essere molto interessante. Sì. Altra... abbiamo proprio l'aggiungo, abbiamo la divinità che aiutano a schierare, divinità che potenziano la forza, divinità che rendono più mobili sul tabellone le unità e cose così. Altra domanda? Dai, se, che mi sento preparato. Se uno preferisce giochi dal design, miniature, scenografia. Scenografia è molto carino da dire, non l'avevo mai sentito. Avanzato, no, scusa, giochi del design avanzato e regole semplici è per forza un noob o ci sono giochi così che promuovete? Ah sì, guarda, io te ne consiglio uno, non so se si trova ancora, che è Utopia. Ok. Utopia ha, non ha proprio miniature, sono costruzioni degli edifici. Sì. No, adesso vado a prenderlo. Vai a prenderlo. Posso andarlo a prendere? Vai a prenderlo, prendere. Cioè, mi è venuto in mente adesso, non so perché. Fai vedere delle chicche. Oh, spero di ricordare bene perché adesso torno c'è i gettoni. Esatto, intanto io sposto tutti i punti e vinco mentre lui va di là. Hai già vinto. Se uno preferisce giochi dal design, io sto cercando di analizzare la tua domanda per risponderti. È per forza un noob, secondo me non è per forza un noob, cioè allora diciamo che ti è più facile l'impatto per un gioco più semplice, cioè gli entri semplici, magari ci giochi anche più velocemente, però non è detto che la semplicità sia banalità, sono due cose ben distinte. Ci sono dei giochi semplici, delle meccaniche semplici che sono belli, ma proprio belli da giocare. Invece, se tu il gioco, anche quello complesso, comunque banale, o sali già visto, capisci bene, no? Spero di essermi spiegato, forse sono andato. Ho sforato. Posso prendere la domanda? Non me la sono già dimenticata. quello, no, diceva del design. Se uno preferisce giochi col design ma semplici, è un noob per forza. No. Secondo me, no, perché con semplicità e banalità sono combinati. Assolutamente per nulla.
cioè ci sono giochi, l'esempio più tipico, questo qua erano quelle con le mostre. Ah, eccolo qua, questo qua sono utopico, cioè, noi abbiamo dei giochi, veramente, noi abbiamo un programma non di fare un video sia questo. Sui giochi che abbiamo noi, ma veramente abbiamo dei giochi che sono inesistenti. Io ho addirittura Dante's Inferno. Tu hai Dante's Inferno, cioè io vi sfido a sapere chi in Italia ha Dante's Inferno, di Board Game. Magari sicuramente ci sarà perché siamo pieni di... Vabbè, comunque, cioè, proprio gli edifici, no, e infatti vedere. Mi piace ricordare che uno dei giochi, secondo me, per valore più strategico, che è ritornato in voga da poco, a causa di un manga, sui giochi da tavolo, cos'è? È Marrakesh. Marrakesh. Marrakesh, sì. Cioè, tre regole. Poi è quello dei tappeti. Sì, quello dei tappeti. È tornato tantissimo. Anche giorni. Quello qui da qualche parte. Sì, vabbè, lì, non vado a prendere. No, magari no, però lì sostanzialmente mettevi proprio i tappeti di stop. Sì. Diciamo, proprio fatti di stop. Però... No! Ma ragazzi, non dite titoli di giochi perché li abbiamo. No, cioè, non so neanche di che anno sia, questa è proprio la prima edizione. Questa è la prima edizione, quanto siamo vecchi. I tappeti li hanno realizzati col telaio di Taylor. Sposto questi che tanto sì, vai, butta. Niente. Questo era comunque che gioco, perché hai portato questo gioco? Non mi ricordo più, perché no, abbiamo parlato prima delle miniature fighe. No, è un gioco dal design... Se uno preferisce i giochi dal design avanzato... Ah, era per fare un esempio di design avanzato ma gioco non banale. Questo ha due regole messe in croce. Okay. Ha un design molto avanzato, è un German e non so perché mi è venuto in mente. E... Sì, è molto German. Allora, la caratteristica German è molto, molto particolare. La mia biblioteca sì. La sua biblioteca sicuramente perché lui è il re dei German, penso. Ma in linea di massima, cioè, è una questione tra anche di stile di vita, di pensiero, poi un po' più succede tutti e due. Questo, tra l'altro, vorrei far notare una cosa, Luca. Forse questo tu te lo ricordi. Era un brutto periodo, era un bel periodo. Okay. C'è il mio nick sulla scatola. Ti ricordi, ragazzi, perché? Una volta, io certo che lo so perché, lui scriveva il suo nickname sulle scatole perché le portavamo in associazione. Per cercare di diffondere il gioco a tavolo. E così non si mescolavano, anche perché durante gli eventi capitava che di alcuni giochi avevamo N copie e quindi ognuno riconosceva la sua al volo. Lo so, Bubu e Re dei German sono d'accordo, però rimane comunque un re. E sì, questo era il tempo in cui ci prendeva una calcio. Se dicevi che eri un nerd, sì, è vero, sì, esatto, non nessuno diceva di essere un nerd. Ok, questo qui era il gioco. Beh, questo lo trovo. Non so se le nuove edizioni siano uguali. Sì, la cosa, forse sono cambiati i colori dei tappeti. La cosa particolare, questo era il pedone. E il gioco è ragazzi, è germanino, è abbastanza German. Sì, però questo era molto bello. Però è veramente adesso figo. Sparecchiamo un mezzo e giochiamo questo. Sì, guarda, questo qua, se volete una volta ve lo portiamo. Però dentro questa scatola bianca, questo qui dentro ci sono altre cose abbastanza... Cioè, guardate i token, sono brutti come la morte. Però la cosa che veramente cosa è che tu andavi a costruire su questa plancia, mettevi. Questo era talmente tanto vecchio, questa edizione qui, che penso che l'abbiano cucito col telaio di Taylor. Questi tappeti. Esatto, sono fatti a mano. La meccanica, appunto, di costruire man mano che metti un tappeto sopra l'altro, abbini i colori, fai più punti. Molto particolare con questo gioco. Ma questo in giro lo vedo ancora. Penso che lo faccia l'olifante. Esatto, questo lo faccia l'olifante. È arrivato. Finisco qui con i titoli assurdi. No, perché neanche i titoli assurdi, cioè dei titoli tra me e te. Io penso che il titolo più assurdo ce l'abbia Rembecker, quello delle bilance. Io l'ho fatto comprare io. Mi è costato tantissimo. È un gioco dove devi pesare degli animali di plastica, non dico altro. Beh, allora c'è una filosofia sui cubetti quadrati di legno piuttosto che i gettocelli. Lì nasce, c'è anche un discorso di game design a un certo punto, nasce fuori, e di costi. Tipo, qual è la domanda? Perché dice, è più bello perché sono i bottoni piuttosto dei quadratini cerchietti di cartone che vedo sempre, i token sostanzialmente. Ci sono diversi fattori. C'è una questione economica. Io al tatto preferisco effettivamente qualcosa di più solido. Sicuramente. Esteticamente il cartone però permette di, a parte contare i costi, anche disegnarci cose più interessanti sopra. Ma se Mystic vuoi vedere? Ce l'ho. Ma se Mystic ce l'ho anche con tutte le espansioni. Anche io. È ovvio perché ti conosco. Ok. Va bene, allora ragazzi, mezzo. Diciamo... figlio di Blood Rage. Sì, dai. Economicamente 100 euro. Non mi ricordo più quanto è andato il Kickstart. Noi cerchiamo di rimuovere il ricordo. Sì, cerco, è bello perché poi quando ti arriva il gioco pensi che sia stato gratis. Ok, 100 euro, quindi una spesa notevole. Notevole. Beh, allora aspetta, però io ho preso tutte le espansioni. Sì, no, io parlo del retail. Retail 99 euro. Là, però. Eh sì.
Sì. Beh, purtroppo quando cominci a metterci questi blocchi qua di plastica, sì. che cioè, tu li guardi, cioè dici, ma che cavolo, c'è un ovetto Kinder. In Ma tu, realtà, li costa tantissimo produrre, Luca, ma tu ragazzi. ci hai fatto caso che questo sta per lanciare la testa di un bambino? Sì, guarda, cioè, Lo sta per lanciare. questo sta lanciando un pezzo della statua di un bambino, però voi calcolate, c'è il design del chi li produce, la Progettazione, lo progettazione, lo stampo, sviluppo. Tu quello pensi che che fatto la progettazione e mandare in stampa ti sia venuta fuori la miniatura? è. No, No. assolutamente no. Cioè, 90% delle volte la devi rifare. Cioè, ci Sì. sono dei costi e delle case magari minori, come magari la cosa, fanno più fatica e devono salire con i prezzi. Poi, anche secondo me, 99 euro, sto gioco, sono tanti, l'ha tirato su alto. Poi io l'ho visto prezzo, l'ho visto il primo che ho trovato, il primo sito che ho trovato, magari si trova anche Sì, meno, può però essere. quando Non so uscirà si perché. vedrà. Bisogna vedere quando esce. Già, bisogna vedere quando esce. Kickstarter, però, era su quella. Con tutte le Il espansioni, gioco era un po' base quante più. miniature ha? Bella domanda. Quattro. Quattro 4 divinità. divinità. Sì, Quindi su quattro 4 divinità che statuette. sono Solo questo. 4 costa Sì. 100 euro? No, dai, Gioco non può base, essere sì. 100 Ma euro, infatti, già dai. il gioco base non Non è, costava 100 no, euro, no, allora secondo me. sta compreso con l'espansione. Questa e questa, se non ricordo Adesso, male. Meso, Board Game, Colossal Board Game, Meso, vado su Amazon, che così non facciamo Cioè, pubblicità. però non è che magari è una situazione in cui stanno rivendendo il Kickstarter. No, no, Ne sai no, com'è no. poi. 89 dollari. Beh. 69 con un po' di giri, dai. No, scusa, no, no, 89 dollari. Quindi un po' meno, dai, verrà 70 euro. 100 euro forse perché è il Un po' meno. Hai lancio. quattro eroi, quattro divinità, cioè quattro campioni, quattro divinità. E quattro Quattro tribù. Poi fazioni. ti arriva la quinta con l'espansione per 5 giocatori, che ha a sua volta un campione in più. E beh, divinità c'è il God Pack che ne ha 4, se non ricordo male, e l'espansione ne ha 2, poi c'è un'altra espansione da altre 2, Sì, però se, intanto, cioè, penso. se uno inizia già col base, è un gioco un po', insomma, Sì. francamente, allora, personalmente, da primo impatto, da primo turno giocato, Però mi piace. è il gioco base è meno variabile. Gioco base meno variabile perché questi qui ce n'è uno per regione, forse ce n'è uno in più che non entra in gioco, con l'espansione te ne danno un sacco in più. Chiaro, Eh e beh, sì. sì. Beh, altre domande non ce ne sono, mi pare. Penso che abbiamo fatto vedere il gioco. L'avete anche forse capito stavolta. Siamo entrati un po' più nel. Diciamo che allora c'è la versione un po' più tutorial che facciamo, che è quando giochi così nuovi che penso nessuno, pochissimi conoscono in Italia perché non è in italiano, non vengono trattati molto sui siti. E noi ci piace andare un po' sullo specifico, diciamo. E quindi siamo stati più tutorial le altre volte. Sono giochi un po' più famosi, magari ci diamo un po' più il gameplay. Diteci voi cosa vi piace di Due delle Strade, poi ovviamente speriamo di evolverci assieme in questo Tipo percorso. Pokémon. Esatto. Io voglio essere, come si chiama, quello di fuoco. Siamo troppo vecchi anche per Pokémon, perché noi Charizard. prendevamo in giro che giocavamo Charizard. Charizard, Sì, sì. qualcosa di simile. Era Charizard quello di fuoco? Charizard, Charizard. Charizard, Ma è sì. quella roba lì. Sì. Boh. Charmander, dai, Charmander, è vero. Grazie Max, grazie. Boh. Abbiamo finito. Posso Mangia. andare a mettermi in Qualcuno dice pigiama? che mangi insalata di matematica perché hai un computer in testa. Penso sia un Computer complimento molto in fico. testa, sì, Sì. anch'io. Vabbè, siamo stanchi, sono le 10 e un quarto, live di mezzo è stato questo. C'è il vantaggio di essere a casa propria che io in realtà potevo venire tranquillamente in pigiama, togliermi questa e buttarmi a letto. Ma tu sei in Nessuno di voi pigiama? saprà se l'ho fatto sul No, serio. no, in realtà tu hai le mutande sotto. Anche questa è un'altra idea. Va bene, ragazzi, un saluto. Grazie Di averci ancora, Innocente servito. Grimoire, per la Ah, giusto donazione. per la Tantissimo, donazione. grazie, molto apprezzata. E che la Alla forza prossima. Inca. Di qualcosa di Inca. Io quando ti faccio queste domande, fai sempre Ah, delle espressioni vorrei un po' bellissime. di cioccolata. Cioccolata Inca. Ah, Ah, sgaiate. ci sono altre frasi che avrei potuto dire, tipo mangia il cuore del tuo nemico, simili, ma qui Sì. la tagliamo. No, 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 Calimò, quella quella era era indiana. un'india. Salvo. Ciao ragazzi, Ciao, buonanotte. ciao, ciao, ciao. Cerco di chiudere qui senza far danni. Per Sì. poter imbrogliare devi conoscere tutte le regole, dicono. Ciao ancora. Chi